سگلویه تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم توی کوچه رخصیدم برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مسها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی از رو درخت‌های فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ‌های بیگناه ممنوعه برای گریه‌های بی‌وقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره‌ای که می‌خنده برای دانش آموزا برای آینده برای برای نخبه های زندانی
کوچه رخصیدم، برای ترسیدم به وقت بوسیدم، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مسها که پوسیدم، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی از درخت‌های فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ‌های بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خوشی پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. Mi sentite? Buonasera a tutte e a tutti. Allora, riprovo. Buonasera a tutte e a tutti. Noi siamo qui per questo evento molto particolare che è all'interno di una programmazione che l'Ordine vuole continuare a fare all'interno di un focus fondamentale che è quello sui diritti umani. Noi abbiamo qui un ospite in particolare che poi verrà presentato appunto dalla dottoressa Daniela Morero, e i diritti umani, io mi permetto adesso di leggere alcuni dei pensieri che ho elaborato prima di arrivare qua. Allora, i diritti umani non sono diritti concessi da nessuno Stato alle persone, ma sono diritti che noi acquisiamo per il semplice o forse complesso, la complessa ragione del fatto che siamo esseri umani. Questi diritti sono universali, sono inerenti a tutti noi, indipendentemente dalla nazionalità, dal sesso, dall'origine etnica, dal colore della pelle, dalla religione, dalla lingua o da qualsiasi altro status. Vanno dal più fondamentale dei diritti, il diritto alla vita, a quelli che rendono la vita degna di essere vissuta. E tra questi io vorrei ricordare il diritto all'istruzione, alla salute, al lavoro e alla libertà. Quello che però la storia dell'umanità ci ha insegnato e ci rimanda costantemente un qualcosa di particolare, perché è un fatto che ho definito fatto sociale, che dobbiamo forse ricordare a sottovoce o forse anche a voce alta, che è un qualcosa che dice che i diritti umani universali sono universali tranne
che per alcune persone. Allora mi riferisco per esempio ai diversi meccanismi sociali, psicologici anche, che portano a creare all'interno della società alcune cose come le maggioranze e le minoranze. Allora, sebbene la psicologia e i diritti umani siano spesso come discipline considerati in modo separato, noi come ordine degli psicologi non siamo i soli a fare questo tipo di lavoro, però cerchiamo di unire queste due dimensioni perché sono fondamentali e forse alla base della nostra professione c'è un qualcosa che io vorrei ricordare a me stessa e che condivido con voi, è il senso etico e deontologico che promuove quella che noi definiamo la giustizia sociale, il rispetto delle differenze, il riconoscimento delle differenze individuali. E noi siamo qui per questo. Quindi, allora, i diritti universali noi li accompagniamo poi ai diritti civili. E quindi la programmazione del nostro ordine, anche per quest'anno, vuole essere dedicata a questi aspetti. Allora, qui faccio riferimento ad alcune cose che abbiamo iniziato a fare nella nostra consigliatura che vogliamo portare avanti e che sono dei diritti che riconoscono la promozione della salute psicologica, il riconoscimento delle differenze individuali, la lotta contro la violenza interpersonale, contro l'intima partner violence, contro la violenza sulle donne e anche contro il disrispetto che molto spesso c'è per le minoranze. Allora, io mi vorrei ispirare, qui poi vado alla conclusione, a delle parole di Eleanor Roosevelt, che è stata la prima presidente della Convenzione delle Nazioni Unite per appunto la dichiarazione dei diritti universali. Allora mi sono chiesto una cosa, vorrei condividerla con voi. Dove iniziano i diritti universali? Ho cercato di rispondere, ispirandomi alle sue parole, a quello che tutti noi vediamo poi nella quotidianità, in luoghi piccoli, vicino a casa, così vicini e così piccoli che non possono essere visti forse in nessuna mappa del mondo. Eppure sono il mondo della singola persona, il quartiere in cui si vive, la scuola, l'università, la fabbrica, la fattoria o l'ufficio in cui si lavora, lo stato dove si è nati, è il paese dove si vive, il mondo dove vorrebbe la persona abitare con la sua famiglia. Oggi siamo qui per parlare di un mondo che è diversamente vicino a noi, perché è un mondo che è lontano 3.800 chilometri, 2 ore e mezzo se noi pensiamo al tempo per arrivare in Iran, ed è quel mondo, quel paese dell'Iran dove le persone oggi stanno lottando per ricordare a tutti noi il valore di essere liberi. Non so se pronuncio correttamente Azadi, però nella più grande combinazione di quello che le persone in Iran ci hanno insegnato, ovvero donna, vita, libertà. Per cui io lascio adesso la parola alla dottoressa Morero, che presenterà la nostra relatrice, la professoressa Faryam Sabahi. Non so se ho pronunciato bene, però benvenuta qui a Torino. Grazie. Buonasera a tutte le colleghe e a tutti i colleghi, con grande piacere che vado a presentare la nostra ospite che è giornalista per il Corriere della Sera e per il Manifesto, scrittrice, orientalista, ricercatrice e docente presso l'Università dell'Insubria e a che abbiamo coinvolto per cercare di portare un po' di pensiero rispetto a tutto quello che abbiamo anche sentito in questi mesi rispetto alla situazione in Iran. L'abbiamo coinvolta per la sua competenza professionale, ma anche per la sua matrice, per le sue origini, perché come ha scritto la sua storia persiana tra due paesi e tre religioni. È con grande piacere che do la parola alla professoressa Faryam Sabahi e la serata sarà caratterizzata in questo modo: ci sarà una sua prima introduzione e poi daremo un po' di spazio alle domande e accogliendo le suggestioni che la professoressa ci porterà. Un grande applauso per cominciare, grazie.
Perfetto, mi sentite? Allora, buonasera a tutti, sono stata seduta tutto il giorno al computer, quindi scendo volentieri in piedi. Innanzitutto grazie a una persona che se n'è appena andata, Andrea Moscone, che è riuscito a tenere aperto questo splendido luogo di cultura, nonostante i danni economici che ha fatto il Covid alla cultura. Quindi credo che il nostro tecnico e il collaboratore porteranno il nostro grazie. Diritto, i diritti, avete parlato di diritti, c'è un diritto che mi permetto di dire che avete dimenticato, il diritto all'immaginazione, che è il diritto che Azar Nafisi, l'autrice di Legger Lolita a Teheran, bestseller, un romanzo di una decina d'anni fa, ricorda, è quello che rivendicano gli iraniani e le iraniane, cioè il diritto di poter immaginare un proprio futuro, laddove invece in Iran c'è una gravissima crisi economica dovuta anche alle sanzioni internazionali, ma in primis alla mala gestione della cosa pubblica e alla corruzione che c'è nel paese. Diritti, rispetto ai diritti umani, democrazia. Beh, le premesse sono uguaglianza, uguali diritti per le donne, per le minoranze religiose ed etniche che oggi sono in subbuglio in Iran, insieme appunto alle donne ma non solo, e coloro che hanno un diverso orientamento sessuale. Ecco, io ho preparato un PowerPoint perché mi sono trovata in questi mesi di proteste iraniane a tenere un po' di conferenze in giro per l'Italia e a sentirmi dire dagli altri relatori ma quella iraniana è una subcultura. Beh, era una politica, una donna che fa politica nella Lega, quindi in un certo senso c'era da aspettarselo, però non è molto bello sentirsi dire una cosa del genere e quindi ho voluto ricordare la lunga tradizione dell'Iran. Mi vorrei soffermare con voi sulle differenze e peculiarità dell'Iran perché mi capita di mandare gli articoli, che so, settimanali come Grazia e altri settimanali italiani importanti e poi di vedermi il pezzo in copertina, non in copertina, impaginato con delle bellissime donne con la pelle molto scura, il burka in alcuni casi, oppure la pelle molto scura con un velo quasi integrale che si intravede appena. Ecco, giusto per dire che l'Iran non è un paese arabo ed è un paese molto diverso da quelli della regione. Innanzitutto l'Iran è un mosaico, è grande 5,5 volte l'Italia, in aereo sono 4 ore e mezza di volo da Milano Malpensa. È un paese che ha 86 milioni di abitanti, molto diverso al suo interno, poco più della metà della popolazione è persiana, non abbiamo dei censimenti recenti perché le autorità della Repubblica Islamica non vogliono che i censimenti siano presi a pretesto per rivendicare appunto maggiori diritti da parte di una minoranza che magari con il passare degli anni è diventata più pesante dal punto di vista demografico. Ecco, metà della popolazione è persiana, vedete quell'azzurro, poi un quarto della popolazione è azerbaigiana, quindi di etnia e di lingua turca. Gli azerbaigiani sono un po' diversi dagli iraniani, mio padre per esempio è azerbaigiano, 1,86 m di altezza, io sono più alta delle donne persiane, infatti non vengono riconosciuta come persiana quando ci si ritrova, trovano un po' bizzarro il fatto che sia così alta. Il Kurdistan è composto da minoranze etniche e al tempo stesso sono anche minoranze religiose perché molti curdi sono sunniti e una parte invece sono sciiti. Il Khuzestan è la zona più ricca di petrolio del paese, in questo marrone qua e qua vive quel 2% della popolazione iraniana che è di etnia araba, quindi passaporto iraniano ma etnia araba, con una serie di discriminazioni che subiscono e con una serie di difficoltà dal punto di vista anche ambientale perché qua c'è un grave problema di siccità e anche nella zona di Urmia qua c'è un problema di siccità, non esce più l'acqua dai rubinetti proprio per una pessima gestione della cosa pubblica. E poi ancora minoranza molto importante in questi mesi di protesta è qui nel Sistan e Baluchistan, al confine con Pakistan e Afghanistan, è una zona di frontiera, di contrabbando, è una zona molto povera, è una zona dove la popolazione è al tempo stesso minoranza etnica perché sono baluci ed è minoranza religiosa perché sono a maggioranza sunnita. La demografia conta tantissimo, per capire l'Iran bisogna avere un approccio multidisciplinare, quindi tener conto di vari elementi. Voi pensate, dal punto di vista demografico, che le donne iraniane fanno tanti figli quanto ne facciamo qua in Italia, 1 o 2 figli a testa. In Iran
In genere la media è quella, ma in quella zona lì in basso, no, quella zona giallina, le donne fanno 8 figli a testa, perché è un po' come in Palestina, vogliono contare di più nel giro di qualche decennio. E nella zona in basso a destra i Pasdaran, le guardie rivoluzionarie, da sempre fanno delle incursioni per fermare il contrabbando e quindi per cercare di tenere sotto controllo un'area che è molto turbolenta anche dal punto di vista del commercio delle droghe e del passaggio dei rifugiati, perché non dimentichiamo che questa frontiera è una frontiera porosa da cui sono entrati in Iran nel corso di questi 40 anni qualcosa come 4 milioni di rifugiati, e la cifra è quella ufficiale dell'UNHCR, dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. Avete visto Sanremo, immagino, avete visto Pegà, Moshiri, che tra l'altro la mattina stessa era a un corso che ho tenuto io online, lavora per Ernst & Young, e mi ha salutato alla fine, ma mai e poi mai pensavo che la sera sarebbe stata Sanremo. Ecco, lei ha detto che ci sono 1 milione di rifugiati, ci sono stati in questi anni 4 milioni di rifugiati, ed è una cifra enorme per un paese che ha enormi difficoltà economiche, nonostante le ricchezze naturali. Ecco, in Iran i rifugiati afghani ci sono, ma sono trattati un po' meglio, anche se non bene, sono vittima di razzismo, rispetto a quelli in Pakistan. In Pakistan sono messi nei campi rifugiati, mentre invece in Iran entrano nella società iraniana, i bambini vanno a scuola, sono discriminati, fanno i lavori più umili, però ci sono anche tanti scrittori, scrittrici che in Iran sono riusciti ad affermarsi scrivendo in Dari. Il Dari è la versione afghana della lingua persiana. L'Iran è un paese diverso, innanzitutto perché non è un paese arabo. La peggior cosa che possiate dire a un iraniano, a voi arabi, no, perché ci si offende, perché gli arabi sono considerati gli invasori di cultura inferiore che arrivano in un tempo nel VII secolo dell'era volgare, invadono l'Iran, e soprattutto i paesi a sud del Golfo Persico sono paesi, ritorno indietro, qui ci sono il Qatar, il Bahrain, gli Emirati Arabi, sono paesi che non hanno una storia millenaria come l'Iran, perché sono paesi che si formano vengono costituiti nel 1971. Prima sono un protettorato britannico. Quindi è un paese non arabo, è un paese musulmano, ma nella declinazione sciita, con tutta una serie di differenze. È di lingua persiana, il persiano è una lingua indoeuropea, l'arabo è una lingua semitica. In persiano dohtar è l'equivalente di daughter inglese, madar, pedar, ci sono una serie di espressioni per cui è molto diverso, anche se ovviamente è una lingua che deve molto all'arabo, in primis i caratteri con cui viene scritto. L'Iran poi non è come l'Iraq, la Siria, il Libano, che sono stati, i cui confini sono stati tratteggiati dai colonialisti con la matita blu e rossa, ma è un paese che ha millenni di storia, millenni di cultura, è stato diviso in sfere di influenza, a nord i russi e i sovietici e a sud gli inglesi, ma un paese che non è mai stato colonia. È un paese che ha subito molto le ingerenze russe, e questo spiega anche un po' le difficoltà che oggi l'Iran ha con la Russia, c'è una vicinanza, c'è un'alleanza, ma c'è anche paura da parte degli iraniani su quello che Putin potrebbe fare nei confronti dell'Iran, sono due paesi molto isolati. E poi a sud ci sono sempre stati gli inglesi che hanno considerato l'Iran come un corridoio per arrivare alle Indie. Questo per dirvi che ci sono due peculiarità della cultura persiana. Innanzitutto la diffidenza. Gli iraniani sono assolutamente diffidenti nei confronti degli stranieri, in primis degli inglesi. Se avete voglia di leggere un bel romanzo, leggete Mio zio Napoleone, è un bestseller del Novecento di Iraj Pezeshkzad. Fu scritto negli anni 60, è un libro che è diventato anche una serie televisiva in Iran. Il racconto di un tredicenne, un ragazzino che si innamora della cugina, che però è promessa sposa a un cugino più grande, e mio zio Napoleone è il padre di questa ragazzina ed è uno che si vanta di aver combattuto un sacco di guerre, eccetera. Però sullo sfondo ci sono gli inglesi che nel 1941 stanno invadendo l'Iran. L'Iran era neutrale, ma viene invaso dagli inglesi. Perché? Perché serve come corridoio per portare gli aiuti a Mosca. Tra l'altro, in quell'occasione, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli inglesi poi si ritirarono dopo il conflitto, mentre
Stalin non ritirò le truppe sovietiche e a convincere Stalin a ritirarsi fu Ashraf Pahlavi, la principessa Ashraf, che era la sorella gemella del sovrano iraniano. Però questa diffidenza nei confronti degli stranieri rimane, cioè quando succede qualcosa in Iran, anche oggi con le proteste, la prima cosa che le autorità dicono è che non è un fenomeno interno all'Iran, ma è qualcosa che è spinto dalle potenze straniere che vogliono destabilizzare l'Iran. E poi ancora, gli Iran sono fondamentalmente nazionalisti. Il petrolio è stato uno dei motivi di orgoglio. Nel 1951 Mossadegh aveva nazionalizzato il petrolio. Il nucleare, perché gli iraniani non hanno voluto cedere sul nucleare in questi anni, hanno poi firmato l'accordo, eccetera. Perché non bisogna avere nucleare? Ce l'hanno i pakistani, ce l'hanno gli indiani, ce l'ha Israele, ce l'ha la Russia. Noi siamo una grande potenza, abbiamo il diritto di averlo come ce l'hanno anche i paesi limitrofi. E poi ancora i missili. Oggi, a livello di relazioni internazionali, il grande discorso è la questione dei missili. Donald Trump avrebbe voluto inserire i missili all'interno di un nuovo accordo sul nucleare per impedire all'Iran di avere un programma balistico. Ma gli iraniani non ci vogliono rinunciare, perché negli anni Ottanta, quando ci fu la guerra Iran-Iraq, nessuno, nemmeno la Cina, volle vendere i missili all'Iran. Tenete presente che, avete presente la cartina del Medio Oriente, l'Iraq è stato invaso dalla coalizione guidata dagli americani, l'Afghanistan pure, ci sono sottomarini nucleari nel Golfo Persico, è una zona molto militarizzata quella. Quindi l'idea della deterrenza per salvare il paese è uno degli elementi fondamentali. Ecco, l'Iran è un paese sciita, non so se sapete la differenza tra sunniti e sciiti, immagino che non, insomma, ecco, che non lo sappiate. Allora, però è una delle tratti peculiari della cultura persiana. Quando muore Maometto nel 680 d.C., la maggioranza dei musulmani segue i califfi ben guidati, in particolare si riuniscono prima ancora di seppellire il profeta e scelgono Abu Bakr, che è suocero di Maometto, ha dato la sua figlia giovanissima Aisha in sposa al profeta. Mentre invece la famiglia del profeta sceglie come legittimo erede e di Maometto come legittimo successore Ali. Ali era il cugino di Maometto, con cui lui è cresciuto, perché Maometto era orfano di padre e poi anche di madre. E Ali sposa la figlia prediletta di Maometto, Fatima, quindi anche il genero del profeta. E c'è un'occasione in un'oasi, di ritorno dal pellegrinaggio alla Mecca, in cui Maometto ha detto che Ali sarebbe stato il suo legittimo successore. Ecco, i sunniti, che sono la maggioranza dei musulmani, non negano quell'evento, ma dicono semplicemente che è stato un momento in cui Maometto aveva espresso riconoscenza nei confronti del cugino. Cosa succede? C'è questo scisma, proprio quando muore nel 632 d.C. Maometto, la maggioranza diventa quello che noi chiamiamo sunniti, sono quelli che seguono i califi, mentre invece una minoranza, parliamo di un 10-15% in termini contemporanei, decide che il legittimo successore è Ali, è questo personaggio. Dopo di lui i figli di Ali, i nipoti di Ali e via di questo passo. E c'è una genealogia di 12 personaggi che si chiamano imam, che vengono venerati dagli sciiti come se fossero dei santi. Addirittura, voi pensate, sono ritenuti infallibili, un po' come il Papa quando esercita il ministero petrino. Ecco, il problema è che Maometto non era infallibile e che i musulmani sciiti vanno in pellegrinaggio nelle tombe, nei mausolei di questi imam. Io stessa, quando tornai in Iran per la prima volta nel 97 a trovare la nonna e le zie, avevo quasi 30 anni, non ero sposata, e mia nonna mi mandò con le zie, in tabarrata, col chador nero, eccetera, a fare dei nodi con dei fili, dei nastrini verdi, alla grata dell'imam, perché quella era, doveva esserci la speranza che io trovassi marito prima o poi. Quindi questa cosa qua si fa normalmente, si fa per trovare marito, si fa per trovare, per andare a curare, che so, a cercare una soluzione per problemi di altro tipo, per i malati. Quindi però si va proprio in pellegrinaggio in questi luoghi di culto. Ecco, questo è il fatto che i musulmani sciiti venerino questi 12 imam, è considerata invece eresia
da parte dei musulmani, quelli sunniti, quelli ortodossi. E questa storia dello sciismo ritorna. Ci sono delle peculiarità culturali negli iraniani. Innanzitutto il tarof. Se voi incontrate un iraniano e vi invita a cena, per buona educazione voi dovreste dire no le prime due volte, accettare soltanto la terza. E lo stesso vale per loro. Se avete un iraniano, un'iraniana a cena e passate con il piatto di portata, dovete insistere affinché il vostro invitato, la vostra invitata si serva, perché per buona educazione le prime due volte bisogna rifiutare. Quello che diciamo in persiano è taruf nakon, non fare taruf, non fare salamelecchi. Però è proprio parte della buona educazione e della cultura locale. E poi c'è la takia è la dissimulazione. Vi ho spiegato che gli sciiti sono da sempre minoritari. E quindi se sei minoritario cosa rischi? Di essere massacrato. E allora la takia è un obbligo religioso ed è la dissimulazione. Bisogna mentire sul proprio essere sciiti per non rischiare di essere uccisi. O per non rischiare che la tua famiglia possa subire queste ripercussioni. E poi ancora, l'altra peculiarità culturale è la poesia. Se voi andate, non so se qualcuno di voi è stato in vacanza, in viaggio in Iran, può capitare di salire su un taxi, di fare una domanda, ed è assolutamente normale che un tassista, una persona qualunque, non necessariamente un professore universitario, vi risponda con dei versi di un poeta. Ecco, non so se voi avete l'abitudine di citare Dante, Quasimodo nelle vostre conversazioni quotidiane, ma gli iraniani lo fanno normalmente. Addirittura se un uomo, una donna hanno un dubbio su una scelta, su un lavoro, su un marito, una moglie o qualcosa da fare, un viaggio, si apre, se una persona credente apre il Corano, se una persona magari un po' meno credente apre semplicemente il divano di Hafez. E in base a quella pagina trova la chiave di lettura, la chiave interpretativa per una determinata cosa. Ecco, voi mi avete invitata perché ovviamente ci sono le proteste in Iran, quindi la questione che vi sta a cuore è quella delle donne iraniane del movimento di protesta. Ecco, ci sono tante attiviste, tante amiche che hanno da mesi non riescono a dormire, che hanno tantissime preoccupazioni con i parenti, con il fatto di non poter tornare in Iran perché si sono esposte. Ecco, la questione del femminile in Iran è molto diversa da quella del resto della regione. Perché? Perché l'Iran non è l'Afghanistan. L'Iran è un paese dove l'istruzione è obbligatoria. Il 99% dei bambini e delle bambine va a scuola, questo perché già negli anni 60 e 70 c'era un programma di alfabetizzazione nelle campagne, addirittura nelle zone più remote del paese. Le ragazze non solo vanno alle scuole elementari, medie e superiori, ma a 18 anni fanno l'esame di ammissione con cui si preparano con molta cautela e poi vanno all'università. E oggi, da 20 anni, due terzi della popolazione universitaria è femminile. I due terzi dei laureati è donna. È molto difficile entrare all'università, i test di ammissione ci sono sempre stati. Mio padre è arrivato in Italia a studiare perché non aveva passato il test di ammissione in Iran, già negli primi anni 60. E le ragazze si preparano molto meglio dei maschi, al punto che... adesso queste sono le bambine a scuola, al punto che sono state imposte le quote azzurre dal governo Ahmadinejad qualche anno fa. Perché? Perché soltanto l'8% degli studenti sceglie materie umanistiche, perché con un lavoro che se ti lauri in lettere, in scienze politiche, in filosofia, vai a fare l'insegnante, ma non hai grandi introiti, perché lo stipendio dell'insegnante non è alto e soprattutto in un paese dove c'è l'inflazione al 40% diventa difficile tenere botta con l'affitto e con tutte le spese. Invece quello che fanno queste ragazze che vanno a fare l'esame di ammissione è scegliere materie scientifiche, quindi ci sono tantissime donne che sono ingegnere, informatici, veterinari, medici, dentisti, farmacisti, eccetera. E le quote azzurre erano state messe nelle facoltà di farmacia, medicina e odontoiatria. Proprio perché fare il medico, il dentista, il farmacista porta un reddito maggiore nel settore privato, nel settore pubblico, ma anche una posizione sociale
di tutto rispetto. Detto questo, poi ovviamente ci può essere la passione per la scrittura. Mi è capitato di conoscere donne iraniane che di professione fanno gli ingegneri e poi pubblicano anche romanzi. Ecco, questa qui, la vedete, è l'abito d'ordinanza della Repubblica Islamica, quindi hai il jeans o il pantalone lungo e poi hai questo spolverino e quel velo che vedete qua è tipo quello delle suore, il maknae, è quello che viene fissato qua e c'è una cucitura per cui te lo infili. In genere ci si lega i capelli perché sennò i capelli sciolti sotto il velo fanno sudare e quello è quello con che si usa normalmente nelle università. Ecco, l'Iran ha anche un Nobel per la pace. Voi immagino che siate di Torino. Torino era venuta nel 2004 alla Fondazione Rare Baudengo, era venuta al Teatro Regio, donna avvocato che era stata insignita appunto del Nobel per la pace nel 2003. E poi ancora l'Iran ha una medaglia Fields per la matematica. Mariam Mirzakhani, a cui ho dedicato un Wikiradio su Radio 3, aveva vinto nel 2014 questo premio prestigioso, l'equivalente del Nobel per la matematica. Ecco, adesso è mancata di tumore qualche anno fa, però aveva frequentato le scuole speciali in Iran. Nelle città iraniane ci sono delle scuole speciali per bambini che sono superdotati, che hanno un quoziente di intelligenza più alto. Dopodiché aveva fatto le Olimpiadi di matematica, si era laureata in Iran e poi era andata a studiare, a proseguire gli studi post-universitari negi Stati Uniti e era andata poi a insegnare a Stanford. Ecco, quindi le iraniane sono donne che studiano, che lavorano, che sono attive nella società civile. Ci sono 400 scrittrici donne registrate al Ministero della Cultura iraniano, più degli uomini. Ci sono donne che fanno le registe, la decana del cinema iraniano al femminile è Rakhshan Bani-Ettemad. Il primo romanzo scritto da una donna è del 1969 e l'io narrante è una donna che si emancipa nel corso della storia, anche questo è ambientato nel 1941 nel corso dell'invasione britannica e sovietica dell'Iran e tra l'altro in quel bellissimo romanzo sono tutte e due tradotte in italiano da Anna Van Zan, questi romanzi che vi ho citato, in Suvashun. Suvashun vuol dire lamento funebre, c'è un momento verso la fine del libro in cui la protagonista vorrebbe seppellire il marito che è morto negli scontri con gli inglesi in pieno giorno, ma le autorità glielo impediscono. E quindi perché? Perché quel lamento funebre, quella processione funebre potrebbe essere il pretesto per delle proteste di piazza, un po' come è successo in questi mesi con Mahsa Amini e con gli altri ragazzi che sono stati uccisi. Questo per dirvi che rispetto agli altri paesi della regione, non a tutti ovviamente, il Libano è un paese fiorente dal punto di vista del cinema, della letteratura, ma è molto più piccolo, ecco, l'Iran ha una società matura. Il motivo per cui oggi ci sono le proteste è anche quello, che è una società matura di gente colta, di gente che lavora, che è esasperata invece da una situazione in cui mancano diritti che appunto è libertà che noi siamo abituati a dare per scontato. Perché protestano? Perché, detto questo, studiano, lavorano le donne, però le donne iraniane valgono la metà. Ovvero, se io sono cittadina iraniana dalla nascita, se vado in tribunale, la mia voce, la mia parola, vale la metà rispetto a un qualsiasi uomo. Motivo per cui le donne non possono più esercitare la professione di giudici. Ereditiamo la metà dei nostri fratelli come donne, perché in teoria, secondo il diritto islamico, le donne hanno il diritto di essere mantenute dal padre, poi se manca il padre dal fratello e comunque dal marito. Quindi questa è la teoria. In realtà in un paese con tante difficoltà economiche le donne sono in prima linea a lavorare. E comunque in Iran non esiste l'istituto giuridico della collazione che esiste in Italia. Cioè quando si va a ereditare non si tiene conto di quello che è già stato dato in vita dai genitori. E quindi molti genitori cercano di mettere a posto le figlie femmine affinché non abbiano poi dei problemi di tipo economico. E ancora, se siamo vittime di violenza, il prezzo del sangue, cioè il risarcimento che ci spetta, è della metà.
Vi faccio un esempio che ha fatto giurisprudenza in Iran, perché è stato un caso legale seguito da Shirin Ebadi, Nobel per la pace 2003. Una bambina di famiglia umile che viene violentata e uccisa. L'assassino viene preso. In Iran esiste la legge del taglione, un occhio per un occhio, una vita per una vita. La famiglia della bambina ha chiesto di mettere a morte l'assassino, ma il giudice ha imposto alla famiglia della bambina di pagare, di dare dei soldi alla famiglia dell'assassino, perché l'uomo, il corpo dell'uomo vale il doppio del corpo di una donna e quindi non si poteva mettere a morte quell'uomo se non a fronte di un denaro, di denaro che veniva dato alla famiglia dell'assassino. Non so se è chiaro questo punto, se ve l'ho raccontato bene. Okay. Le altre difficoltà, ecco, c'è un altro caso che abbiamo visto, La vita in diretta, qualche anno fa, quella trasmissione che è stata condotta da Cristina Parodi per un po' d'anni, e c'era una donna iraniana, Amene, che era stata sfigurata con l'acido da un pretendente, e io ero in collegamento con lei era a Barcellona dove aveva fatto delle operazioni chirurgiche, e ha perso la vista da entrambi gli occhi a causa di questa secchiata d'acido che un pretendente le ha versato addosso. Anche qua ha chiesto l'applicazione della legge del taglione. Il giudice iraniano ha detto sì, va bene, ma lo puoi accecare soltanto da un occhio, perché i tuoi due occhi valgono uno. Poi in realtà Amnesty International, Human Rights Watch sono intervenuti affinché lei non portasse avanti questo accecamento. E poi ancora, le donne iraniane hanno difficoltà a ottenere il divorzio. L'uomo iraniano può divorziare facilmente la moglie, la può ripudiare dicendo tre volte ti ripudio. La donna deve dimostrare che l'uomo ha una malattia sessualmente trasmissibile, che non può avere figli, deve dimostrare che l'uomo non la può mantenere e via di questo passo. C'è tutto proprio un insieme di circostanze in cui la donna può chiedere il divorzio, ma deve comunque adire le vie legali. E poi la custodia dei figli minori. Secondo il diritto islamico vigente in Iran, la mamma che è divorziata, che viene ripudiata, se si risposa perde automaticamente il diritto ai figli minori. Se rimane da sola può tenere il maschietto fino ai 2 anni e la femmina fino ai 7. C'è stato un po' di giurisprudenza, un po' di cambiamenti in questi ultimi decenni. Oggi la donna divorziata può chiedere al giudice di tenere i figli minori utilizzando il principio di competenza e quindi dimostrando di essere lei più competente. Il problema a me è capitato con una signora che ho conosciuto a Teheran, che ha lasciato Teheran, aveva divorziato e avevo conosciuto un diplomatico europeo. L'ex marito ha detto sì, ti puoi prendere la bambina. Al momento di partire lui ha cambiato idea e il diritto gli ha dato ragione, quindi lui si è tenuto la bambina. Si è risposato, ha fatto altri figli, ma per ripicca non ha permesso alla ex moglie di tenere la bambina. Ecco, tenete presente che questo succede oggi in Iran. Al tempo dello Shah era peggio. Quando il fratello di mio padre ha ripudiato la moglie, i miei due cugini di primo grado non hanno più visto la mamma, perché funzionava così, non c'era nemmeno modo di contrattare. E hanno rivisto la madre quando ormai si erano emancipati dal padre, si erano laureati e sposati e via di questo passo. Quindi non diciamo che al tempo dello Shah le situazioni erano decisamente migliori. Ecco, l'altro problema per le donne iraniane è che il velo è obbligatorio, dal 1979. Il velo è sempre stata una questione calda in Iran. Voi pensate che nel 1936 era stato addirittura vietato dal padre dell'ultimo Shah e c'era la gendarmeria nelle strade che strappava i veli alle donne che invece continuavano a metterlo. Tra il 1936 e il 1941 le donne iraniane non potevano uscire in strada con il capo coperto. La domanda che spesso ci facciamo tra studiose sorridendo, ma era un modo per emancipare le donne, vietare il velo? No, perché lo Shah non aveva vietato la poligamia. Avesse voluto fare qualcosa per aiutare le donne, avrebbe vietato la poligamia. Ecco, oggi la poligamia in Iran esiste, ma io ho conosciuto soltanto un signore, un artista che aveva 2 mogli artiste, l'unico caso, e scappava, usciva di casa perché loro si coalizzavano contro di lui ogni 2 per 3,
E un personaggio straordinario, lui ma anche loro, li ho conosciuti entrambi, sono stata a casa loro. Oggi il diritto in Iran prevede che un uomo può prendere una seconda moglie soltanto se la prima moglie gli dà il permesso. Altrimenti può fare dei matrimoni temporanei, dei sire, e parlando con gli ayatollah, dice, io ho cercato di un po' di contestualizzare, mi ha detto, è come da voi, che ci sono i mariti che si fanno le amanti, semplicemente noi chiediamo di passare dal notaio a firmare un pezzo di carta, perché se per caso la donna dovesse rimanere incinta, almeno è in qualche modo il minore è in qualche modo tutelato. Ecco, il velo obbligatorio dal 1979, voi sapete che le proteste sono scoppiate perché una ragazza di 22 anni è stata fermata dalla polizia morale, portata in un centro di rieducazione dove è stata evidentemente picchiata ed è morta per la questione di un velo messo male o forse di un pantalone magari un po' troppo attillato. Ecco, uno dei motivi per cui non si può, le autorità iraniane non possono dire no all'obbligo del velo, è che lo aveva deciso l'Ayatollah Khomeini, il fondatore della Repubblica Islamica, quindi è un po' come togliere un mattoncino da sotto una costruzione e rischierebbe di fare un po' la fine del muro di Berlino, insomma, diciamo che qui l'equivalenza è un po' quella. Togli l'obbligo del velo e rischi che tutto il Nizam, tutto il sistema politico vada giù. Ecco, detto questo, il velo è declinato in modi diversi. Questo è Russari, prima vi ho fatto vedere il Maknae, quello tipo delle suore che si mette nelle scuole, e soprattutto lo usano le dipendenti pubbliche, per esempio negli uffici, perché è comodo, ti lascia le mani libere. Questa sono delle ragazze dei quartieri nord della capitale e si capisce che sono ragazze della buona borghesia perché c'è il cane. Il cane nella cultura musulmana è haram, è vietato, è sporco, e quindi c'è stata proprio una campagna raccontata anche dai film di Jafar Panahi in cui i cani vengono presi dalla polizia, ti vedono un cane in auto, ti vedono passeggiare col cane, si fermano, te lo prendono e lo portano al macello. Quindi è orribile, lo so. Però perché? Perché l'idea del cane a passeggio, del cane che vive in un appartamento, per gli integralisti è uno scimmiottare l'Occidente. Però appunto è legato alla questione che non è, che è considerato impuro. Ecco, il chador è molto scomodo da tenere perché devi avere sotto già un velo e poi ti impegna comunque almeno una mano. È una specie di grande lenzuolo, in genere a fiorellini quando per la preghiera oppure per uscire, in genere nero, ci sono dei tessuti anche molto eleganti. Io ho scelto una foto di donne che sorridono perché non necessariamente il velo è oppressione. Io sono stata nei quartieri sud di Teheran dove la mia famiglia non si è mai avventurata, ospite della moglie di quello che era il nostro riparatore di tappeti qua a Torino, e sua moglie metteva abitualmente il chador nero. Mia nonna iraniana, Mariam, lei ha sempre messo il chador per uscire. Quando veniva in Europa non lo metteva, in America, nemmeno qua in Italia, però in Iran l'ha sempre messo, anche al tempo dello Shah, quando non era obbligatorio, laddove le mie zie mettevano la gonna, il tacco, e avevano le pettinature come mia mamma ad Alessandria qua in Piemonte. C'era un andirivieni di scarpe, borsette e riviste Rakam con tutti i modelli per scambiare dei modelli e per aggiornarsi alla moda italiana. Allora, l'altra, ecco, voi sapete che le donne sono in prima linea nelle proteste. Io ho scelto questa immagine che è di un'artista iraniana che mi hanno, non so chi sia, l'ho chiesta a una dottoranda della Sapienza, una Helia Medani, che lavora appunto su queste tematiche, e nella scritta sotto c'è: We are the daughters of the witches you could not burn. Siamo le figlie di quelle streghe che non avete potuto bruciare. Ecco, la cosa carina è che qui l'abbiamo corretta, Dia daughters, mentre nella versione originale era scritto Dio. Per cui il fatto che gente la cui lingua madre non è l'inglese, però usano l'inglese per veicolare dei messaggi. Ecco, questa è l'immagine che vedete molto spesso di Mahsa Amini.
se le proteste sono scoppiate, non è perché lei è stata la prima ragazza uccisa dalla polizia morale, ma perché era una ragazza normale, era una ragazza come tante, e nel dolore della sua famiglia si sono identificati tanti iraniani e tante iraniane, che sono scesi in strada non per chiedere l'abolizione del velo, ma per chiedere che il velo non sia più obbligatorio e soprattutto che le ragazze non debbano più morire perché vengono fermate dalla polizia morale. E poi se lei ha fatto notizia, ha scatenato le proteste, perché due giornaliste, due reporter iraniane che lavoravano per i giornali iraniani hanno mandato in giro le foto, hanno scritto degli articoli su quella storia. Quelle due giornaliste oggi sono ancora in carcere. Ecco, nel 2009 c'erano già state delle proteste, che erano però le proteste del movimento verde, dell'onda verde, che però avevano un sapore squisitamente politico. Vestiti di verde oppure con la banda verde al polso chiedevamo Roy Mokojas, dov'è andato a finire il nostro voto? Abbiamo votato per i riformatori, per il movimento verde d'opposizione, però Ahmadinejad ha vinto un secondo mandato alla presidenza della Repubblica Islamica. Perché? Perché c'erano stati brogli. Ecco, quel movimento di protesta nel 2009, un movimento urbano che parte dalla capitale Teheran, è un movimento fatto di studenti e di borghesia, molto diverso dalle altre proteste, quelle del metà novembre 2019, quando gli iraniani scendono in strada. Perché? Perché il prezzo della benzina è aumentato, il prezzo del carburante. Perché? Perché da un giorno all'altro il governo toglie i sussidi. Gli iraniani sono abituati a non pagare il riscaldamento, non pagare l'elettricità, non pagare una cifra irrisoria per il carburante. Perché? Perché è un paese ricco di petrolio e di gas, ma con 86 milioni di abitanti tutto questo diventa molto difficile, anche perché l'Iran è sotto sanzioni, quindi non c'è modo di rinnovare le raffinerie, l'industria petrolifera, e quindi i costi aumentano. Fin qua mi state seguendo? Vado troppo veloce? Ok. E queste proteste appunto avevano coinvolto centinaia di cittadine anche nelle parti più sperdute del paese avevano coinvolto soprattutto i ceti bassi, perché la gente che lavora nell'ambito pubblico in genere al pomeriggio fa un doppio lavoro, cioè fanno i tassisti abusivi, cioè in Iran è proprio il tassista abusivo, ci trovi l'ingegnere che ha appena finito di lavorare in azienda. Ecco, le proteste di questi mesi sono diverse, perché? Perché le donne sono in prima linea questa volta, e non solo, per la prima volta nella storia dell'Iran gli uomini sono accanto alle loro donne. In realtà se guardiamo le foto ci sono più uomini che donne oggi nelle proteste, però le donne sono un elemento fondamentale. Ci sono tante classi sociali coinvolte, non ci sono i ricchi. I ricchi non ci sono perché hanno troppo da perdere in queste proteste. I mercanti, non i negozianti, non i bottegai, i mercanti, quelli che fanno importa-export e fanno girare tanti soldi, loro non ci sono perché da ogni cambio di regime rischiano di perdere parecchio. E poi ci sono le province che protestano. Vi ricordate la cartina che vi ho fatto vedere all'inizio? In alto a sinistra la zona blu c'è il Kurdistan, in basso a destra la zona gialla c'è il Sistan Baluchistan. Ecco, in queste province ci sono movimento delle donne, ma ci sono delle rivendicazioni locali delle minoranze che chiedono dei diritti che sono stati loro troppo a lungo negati. E poi appunto le rivendicazioni sono molteplici, si chiede appunto il velo, ma ci sono rivendicazioni economiche, rivendicazioni ambientali e via di questo passo. E poi per la prima volta la diaspora è in prima linea. Voi avete visto le manifestazioni, non so, siete tutti di Torino? Più o meno, sì, a Torino, a Piazza Carignano, insomma ci sono state manifestazioni ovunque in Italia. Domenica scorsa ero a Piacenza, dove c'è un comitato Donna Vita Libertà, hanno adottato un ragazzo nel braccio della morte. Insomma ci sono anche nelle città di provincia dei comitati che stanno portando avanti una serie di iniziative. E c'è la solidarietà appunto delle piazze occidentali, ci sono tantissime attiviste iraniane e iraniani che vivono nella diaspora e che si sono attivati. Vediamo se questo riusciamo a farlo andare. Questo funzionava. Questo è il PowerPoint, vero? Perché non funziona?
Ecco, il motivo per cui c'è anche tanta solidarietà, perché ci sono tante espressioni artistiche che sono state veicolate attraverso i social. Immagino che tutti abbiate sentito Bella Ciao cantata in persiano, l'avete vista sui social. Voi sì, se riesci lo facciamo. Aspetta, guarda qua, forse basta schiacciare qua. Bello ciao, bello ciao, bello ciao, 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 می پریم از خواب یه شب مهتاب. یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا. خاک این گندم تو خیابونه، خوشه ی خشم من و تو تشنه ی بارون. حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تاره این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه. از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میپریم از خواب یه شب مهتاب. یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا. Ecco, sono state espressioni artistiche come queste che vi hanno fatto sentire le proteste iraniane, gli attivisti più vicini. Siete riusciti a identificarvi. Devo farne vedere ancora l'altro, grazie. E come anche il taglio di capelli, un gesto semplice che però ha coinvolto tantissime persone, dai politici alle persone normali. Questo invece è il brano Baraye, è quello che ha vinto i Grammys, però la cosa curiosa è che non è il brano originale. Su questo testo hanno lavorato dei coreografi, in questo caso è un coreografo olandese. Ed è un po' come tradire un messaggio, perché non è Shervin Hajipur che lo canta, non è il suo video con i tweet, ma è questo gruppo olandese, per la libertà di ballare nelle strade, per il timore dell'attimo di un bacio, per mia sorella, tua sorella, nostra sorella, per cambiare quelle menti arrugginite, per la vergogna di essere povero, per il desiderio solo di una vita normale, per il lavoro minorile, i loro sogni infranti, per questa economia dittatoriale, per quest'aria inquinata, per Valiasri, i suoi alberi abbandonati, per Piruse, piccolo di ghepardo asiatico in via di estinzione, per i cani innocenti, banditi, per le nostre lacrime senza fine, per questo momento che non si ripeterà mai più, per i volti sorridenti, per gli studenti, per il loro futuro, per questo paradiso forzato, per i geni imprigionati in carcere a Evin, per i bambini afghani, per tutti questi innumerevoli per, Baraye vuol dire per in persiano, per tutti quegli slogan che risuonano a vuoto, per le case che crollano come castelli di carta perché sono costruite con la sabbia, per la sensazione di pace e serenità per l'alba dopo una lunga notte buia, per i sonniferi, le nostre notti insonni, per gli uomini, la patria, la rifondazione, per la ragazza che sognava di essere un ragazzo, per le donne, la vita, la libertà. Per la libertà. E questi erano tutti i tweet che lui ha raccolto e che ha messo insieme. I bambini afghani appunto per la povertà, per gli studenti che si laureano e poi non riescono a trovare lavoro. E questa è la Dance Company 058 in
in Olanda. Ecco, l'altra cosa con cui vi ha fatto l'Iran ha fatto in modo, gli attivisti iraniani hanno fatto in modo che voi vi identificasse con questo movimento è il fatto che 4 miliardi di persone hanno visto i mondiali di calcio, hanno visto che la squadra iraniana non cantava l'inno. Quindi ci si è resi tutti conto che c'era un problema con l'Iran. A voi che siete qua, la squadra iraniana è piaciuta. Gli iraniani in Iran e qua non hanno amato invece la squadra iraniana. Tantissimi attivisti dicevano noi tifiamo per gli Stati Uniti, vogliamo che la squadra iraniana perda. Perché? Perché a noi qua è mancato un frammento di notizia ed è questo. Qualche giorno prima di partire per Doha la squadra iraniana era andata a rendere omaggio al Presidente della Repubblica Islamica. Questo per dirvi che non abbiamo qua in Italia, non avete tutte le informazioni necessarie per decifrare questa realtà molto complessa. Ecco, più che la squadra di calcio maschile, il vero coraggio, lo vediamo, l'abbiamo visto in una donna, è il Nasser Ekabi che ai campionati di arrampicata di Seoul, in Sud Corea, ha gareggiato senza velo. Qui lei si avvicina alla parete di arrampicata e quello sguardo però di sfida non è per la parete, ma è consapevole che quando scenderà da quella parete verrà presa. E infatti è stata presa dai Pasdaran, dalle guardie rivoluzionarie, che l'hanno portata nell'ambasciata iraniana a Seoul e poi l'hanno rimpatriata. Quando è arrivata in aeroporto a Teheran c'erano i suoi fans, e ovviamente avevamo acceso i riflettori sulla sua possibilità di essere fatta sparire in carcere. Non è finita in carcere, ma la sua casa, la casa di famiglia, la sua famiglia molto benestante, è stata distrutta dalle ruspe. Questo per dirvi che ci sono non solo delle ritorsioni fisiche, ma ci sono delle ritorsioni anche economiche nei confronti di chi osa e osato esprimere dissenso. Questa vignetta è di Paolo Lombardo, aretino, un italiano di Arezzo, che con questa vignetta ha vinto la competizione di Charlie Hebdo. Quindi il tacco, segno di femminilità, ma il fare la pipì in piedi come fanno i maschi. Sotto c'è il leader, il capo di Stato dell'Iran, il leader supremo Ali Khamenei. Ecco, chi comanda in Iran? Sicuramente gli Ayatollah. Qui vedete quel signore di prima, questo è Ali Khamenei, che è il leader supremo dal 1989, cioè da quando è morto Khomeini. Khomeini è colui che ritornò dopo 14 anni di esilio, 15 anni di esilio, in Iran il 1 febbraio del 1979, fu poi in grado di prendere il potere. Comandano gli Ayatollah, ma gli Ayatollah sono sempre più vecchi. Voi pensate che Khamenei ha 83 anni, e non c'è una generazione di Ayatollah più giovani pronti a prendere il potere o a dare un cambio generazionale. Perché? Perché gli Ayatollah hanno paura di essere scalzati dai giovani. Allora cosa hanno fatto con i giovani? Li hanno messi in carcere, li hanno costretti all'esilio. E oggi appunto non c'è nessuno più giovane in grado di prendere il testimone. Però ci sono i Pasdaran. I Pasdaran sono una forza militare, sono le guardie rivoluzionarie che nel 1979 vengono create da Khomeini. Perché? Perché Khomeini ha paura di un colpo di Stato, come succede in Sud America. Allora decide di creare un corpo speciale, tutto ideologizzato, fedelissimo a lui. I Pasdaran hanno l'esercito, l'aviazione, la marina e i corpi speciali Al-Quds. Vi ricordate il generale Soleimani, ucciso dal drone americano nell'aeroporto di Baghdad? Lui era il capo, il generale del corpo speciale dei Pasdaran, che sono quelli operativi all'estero. I Pasdaran sono potentissimi dal punto di vista militare, sono 350.000 più 300.000 riservisti più 90.000 paramilitari, a loro si aggiungono 600.000 forze armate regolari e 500.000 poliziotti. Questo è l'apparato repressivo o di difesa, a seconda delle circostanze, dell'Iran. Sono molto potenti in politica, perché nel corso dei decenni si sono infiltrati in politica. L'Iran ha un Parlamento che ha più di 100 anni e loro siedono in Parlamento come deputati, sono anche governatori di diverse province dell'Iran. E poi ancora sono potentissimi in economia. Si stima che l'80% dell'economia iraniana sia in mano allo Stato. Di questo 80%, almeno la metà è in mano ai Pasdaran.
complici le sanzioni internazionali che hanno isolato l'Iran e favorito il contrabbando. Vediamo se riusciamo a far andare questo video. L'ultimo video, ti disturbo ancora con questo. Questo video risale a sabato, all'altro ieri, erano l'anniversario dei 44 anni della rivoluzione. E questo è un video dell'IRNA. Riesci a farlo andare da tu da lì o devo andare io col... Vedete la massa di gente che ha partecipato alle celebrazioni, sicuramente quello che sarà successo, ve la risparmio perché sicuramente la gente che ha partecipato è gente che lo fa spontaneamente, eccetera, ma tantissima gente viene portata con i pullman, pagata e portata lì per celebrare, per fare massa, però comunque sono decine di migliaia le persone che hanno partecipato a queste celebrazioni. Ecco, ancora qualche slide. E poi una cosa proprio tutta per voi che dovrebbe sollecitarvi qualche osservazione. Allora, come possiamo definire l'Iran? Non è una teocrazia, perché non è la parola di Dio a dettare legge, ma appunto c'è un codice civile, un codice penale, c'è una costituzione. Non è una dittatura tout court, non è il Turkmenistan, non è la Corea del Nord, è una società matura e altro. È un sistema politico ibrido, lo chiamano così gli scienziati della politica, perché ci sono degli organi che vengono eletti, altri invece che sono nominati. Gli organi eletti sono, per chi andiamo a votare? Andiamo a votare per il Presidente della Repubblica, per i 290 deputati del Parlamento, di cui 5 appartengono alle minoranze religiose. Ebrei, cristiani, zoroastriani. In Iran ci sono le chiese, le sinagoghe che sono aperte al culto. È vietato fare proselitismo, però chi è minoranza religiosa può praticare la propria fede. E poi ancora c'è un altro organo che si chiama Assemblea degli Esperti, che appunto gli iraniani votano per gli 84 membri, e l'Assemblea degli Esperti è quella che nomina il leader supremo. Il leader supremo, Ali Khamenei, è lì dal 1989 ed è lui a nominare i 12 giuristi del Consiglio dei Guardiani che esercitano il diritto di veto sulle leggi promulgate dal Parlamento. E sono quei 12 giuristi che scelgono anche chi può candidarsi alle elezioni e chi no. Quindi è un sistema politico estremamente complesso, non so ad andare tanto nel dettaglio. Quello è il termine che io uso in genere, è una oligarchia di Ayatollah e di Pasdaran, perché sono loro insieme da decenni che stanno gestendo il paese. Ecco, questa è la parte invece che ho preparato per voi, e vorrei appunto sollecitarvi su questo. Questa è una miniatura dello Shahnameh. Lo Shahnameh è il libro dei re di Ferdowsi, è l'epica persiana. Ferdowsi morì nel 1025. Qui sulla destra vedete Rostam, il più grande guerriero persiano di tutti i tempi, e questo è suo figlio, è Sohrab. E la leggenda dice che Temineh, che è figlia del re, si innamora di Rostam, sa che è bello, coraggioso, eccetera, e una notte va da lui, gli dichiara suo amore. Nella storia proprio dell'Islam, il fatto che una donna si proponga un uomo non è per nulla disdicevole. Maometto, la prima moglie di Maometto aveva 40 anni, lui ne aveva 25, fu lei a proporsi, quindi non vi deve stupire questa cosa. E il giorno dopo c'è un sacerdote che praticamente li fa sposare dopo che loro hanno già consumato. E da questa giovane coppia nasce un bimbo, Sohrab,
che cresce con la madre, perché Rossam seduce la figlia del re, dopodiché il giorno prende e se ne va, senza nemmeno sapere di aver avuto un figlio. E Sohrab cresce quindi con la mamma e con il nonno materno. E Rossam appunto è un grande combattente, e ci sono soltanto due persone che riescono a tenergli più o meno testa, uno è Sfandiar e l'altro appunto è suo figlio Sohrab. Anche se in realtà Rossam, che ha delle origini mistiche, lui deve fare un po' di magia ogni tanto per vincere in combattimento, non è proprio del tutto onesto come si dovrebbe, a qualche astuzia. E a un certo punto si scontra con suo figlio perché ci sono queste guerre sull'altopiano iranico, e Sohrab cade a terra e a un certo punto in questo combattimento che si prolunga per tanto riesce a tenere testa al padre, e a un certo punto però sono tutti e due mascherati per cui nessuno conosce l'identità dell'altro, dice: mio padre Rossam vendicherà la mia morte. A quel punto Rossam dice: come fai a dire che tu sei figlio di Rossam? E questo ragazzo che sta morendo mostra questo gioiello che ha sotto la veste, ed è un gioiello che il giorno delle nozze Rossam aveva donato a Temine. Ecco, il dubbio che viene è se Rossam veramente non sapeva che quello era suo figlio. Per cui la morale è che oggi la Repubblica, i leader della Repubblica Islamica di fatto non fanno altro che uccidere i loro figli. Cioè quella è la morale. Però la cosa curiosa è che ne parlavo con Shirin Ebadi, che è il libro Noi donne di Teheran, ne ho pochissime copie che ho portato lì fuori, nel libro intervista che ho fatto con lei si parla di come lei abbia cresciuto le sue due figlie femmine, se mai avessero avuto degli scontri. No, perché in realtà nella cultura persiana non c'è Edipo, non se ne parla proprio. Non sono i figli che uccidono i padri per farsi strada. No, sono i padri che uccidono i figli. Ma succede proprio così nella tradizione di questi sovrani che per mantenere saldamente il potere hanno sempre accecato, per esempio, i propri figli maschi, oppure li hanno fatti addirittura uccidere. E vengo ancora alle ultimissime slide, abbiate pazienza ancora qualche minuto, spero che gli organizzatori non ne abbiano, che forse ho parlato, no, sono dentro l'ora che avevamo concordato. Allora, i leader della diaspora. Lei è giornalista, attivista, era una bambina di campagna, cresciuta in un villaggio sperduto del nord dell'Iran, e lei l'avete vista, l'hanno intervistata un paio di volte al TG1. Testa di capelli ricci, un fiore bianco nei capelli. Masseline Nejad è la promotrice Be My Voice. C'è anche un film che avete probabilmente visto, è stato nelle sale cinematografiche l'anno scorso, è uscito. Lei da bambina aveva un problema, lei voleva andare in bicicletta, in Iran si può andare in bicicletta, ma le donne poi è fatto divieto se non in certi parchi. Lei voleva buttarsi nel ruscello e nuotare, ma tutto questo le era vietato, però suo fratello le ha permesso di fare un po' tutto. A un certo punto, per liberarsi della famiglia molto tradizionale, si è sposata con un ragazzo, dopodiché il marito l'ha tradita con la sua migliore amica, ma intanto lei si era sdoganata dai genitori, dalla famiglia, è finita in carcere, ma essendo incinta l'hanno praticamente liberata subito. A causa del passato in carcere, questo passato da ribelle, non è potuta andare all'università in Iran e nel 2009 ha lasciato il paese, ha vissuto un po' a Londra e adesso vive negli Stati Uniti. Le autorità iraniane hanno provato a farla fuori, a rapirla negli Stati Uniti, e ci sono tre persone che sono state incriminate, e lei è uno dei leader della diaspora, delle persone in assoluto più agguerrite sui media. La potete seguire su Instagram, se fate poi la traduzione vi ha postato un sacco di informazioni, un sacco di video fin dall'inizio delle proteste. Ecco, a destra vedete Ahmed Esmaillon, è un altro dei leader delle proteste, la moglie e la figlia non ci sono più. Sono morti in quell'incidente aereo dell'8 gennaio del 2020, quando i Pasdaran avevano abbattuto per errore un aereo delle linee ucraine. Era un volo che doveva fare Teheran-Kiev e poi Kiev-Canada. E quindi in quell'aereo c'era la migliore gioventù, c'erano studenti,
laureati, dottorati, tutta gente che stava studiando in Canada ed era tornata in Iran per le vacanze. Lui non era su quell'aereo perché a causa delle sue attività di dissidente aveva pubblicato banalmente un post su Facebook e le autorità gli avevano tolto il passaporto e quindi gli avevano impedito di andare al matrimonio di una cugina in Canada. E lui è il portavoce dell'associazione delle famiglie delle vittime di quel volo aereo. Lui è molto attivo, è l'organizzatore di quel raduno a Berlino di ottobre. E poi ancora gli altri due personaggi, questo è un fotomontaggio in realtà, sono quelli che, parlando con gli analisti israeliani, sono quelli, insomma, il futuro dell'Iran auspicato da alcuni è questo. A destra c'è l'erede al trono, il figlio dell'ultimo Shah, Reza Ciro, e a sinistra invece c'è Mariam Rajavi, che è il capo dei Mojahedin del popolo, un gruppo di guerriglia armata, che ha fatto una serie di attentati in Iran negli anni Ottanta. In Iran non è molto amato. Ecco, la cosa che è cambiata in questi mesi è che mentre all'inizio delle proteste non c'erano slogan a favore di Reza Ciro Pahlavi, oggi sta facendo una campagna incredibile, la prossima settimana sarà a Monaco, di Baviera, e sta portando avanti invece una campagna a favore delle proteste. Non rivendica il trono, non ha un programma specifico, però lui e Masi Ahmadinejad li trovate sui social, che stanno cercando, e anche lui, Ahmed Espaglione, stanno cercando in qualche modo di fare fronte unito per convogliare la protesta tutta in una certa direzione. Due titoli, Storia dell'Iran, se volete approfondire. Questa è l'ultimissima edizione, vi ho portato un'edizione precedente che avevo con me, e poi Noi donne di Teheran, che è appena uscito, che ha una prefazione sulle proteste, il ride in teatrale Noi donne di Teheran, di cui ieri abbiamo fatto una emozionante staffetta a Porto San Giorgio, sotto ancora nelle Marche. Mi hanno invitata la società operaia e mi sono trovata persone molto diverse tra loro, c'era anche l'ambasciatore Nardi che arrivava da Roma, sono 250 chilometri, è venuto a fare la staffetta con la moglie. E io, a me hanno chiesto di iniziare a leggere le prime due pagine di Noi donne di Teheran, e poi man mano sul palco si sono avvicendate altre persone. Se andate sul mio profilo Instagram, Farian Sabahi, trovate delle foto e anche un paio di audio, perché dopo di me c'era il professor Alfredo Luzzi, in pensione da 20 anni, che ha letto la pagina successiva. Quindi anche questo è un modo per creare quella che chiamiamo consapevolezza. Grazie. Ecco, la mia mail, per chi non usasse Instagram, è farian.sabahi@gmail.com. Grazie mille, professoressa, per questo toccante, intensa relazione che credo abbia suscitato in tutti noi molte emozioni, pensieri. Francamente sono ancora molto... molto toccata, appunto, dalle suggestioni, dalle cose che ci ha detto, e sentirle dalla sua voce ha un peso diverso che leggerle nei libri. Penso che chi ha letto Noi donne di Teheran alcune cose le aveva già individuate, lette, ma sentire alcune cose direttamente dalla sua voce, beh, ha un peso del tutto diverso. Vorrei lasciare la parola al pubblico per vedere se ci sono
delle domande, altrimenti qualche cosa sicuramente avremo anche noi da chiedere. Però questo momento che abbiamo pensato anche di dialogo e di scambio rispetto, appunto, abbiamo la fortuna di averla come ospite, questa sua disponibilità, quindi lascerei la parola al pubblico se qualcuno ha qualche domanda da fare. Ma magari mentre riunite le idee vi fate coraggio, aggiungo una cosa che mi sono resa conto di non aver messo nel PowerPoint, cioè che può sembrare assurdo, ma la donna iraniana sposata ha bisogno del permesso scritto del marito per espatriare. Cioè, la donna che fa, che so, abbiamo avuto una vicepresidente della Repubblica, per andare a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha avuto bisogno del permesso scritto del marito. Ed è una cosa che dice una coppia al marito e glielo dà. No, a volte con un pretesto per esercitare una forma di controllo nei confronti di una donna in gamba che si è affermata, che ha fatto una carriera politica, eccetera. È possibile che l'uomo dica di no, oppure ci sono altre situazioni di divorzio, ma magari il divorzio non è ancora perfezionato, e allora il marito non dà il permesso alla capitana della squadra di calcio femminile di espatriare. E, di nuovo, non bisogna pensare che questo sia tutta colpa degli ayatollah, perché al tempo dello Shah le donne avevano bisogno il permesso scritto del marito tutte le volte che volevano espatriare, mentre invece a un certo punto negli anni 70 le attiviste sono riuscite a ottenere un solo permesso per volta. E adesso la legge che il Parlamento sta cercando di far passare è di obbligare anche le donne non sposate, quelle divorziate, oppure indipendentemente dall'età, a ottenere il permesso di un capo famiglia. Il problema è che magari il papà non ce l'hai più. Non è così immediato trovare un capofamiglia, un parente maschio che ti autorizzi. La legge per ora non è stata ancora promulgata, però sta suscitando la rabbia anche delle attiviste iraniane in Italia, perché chi è qua, chi anche non si è esposto nelle proteste, non vuole tornare in Iran perché dice se poi promulgano quella legge devo andare a cercare, devo andare a parlare con mio padre, con cui magari non parlo da 20 anni, per chiedergli di mettere una firma su un documento per poter rientrare in Italia. Ecco, tenete presente anche che l'Iran non riconosce la doppia nazionalità, quindi chi vive qua e ha acquisito la cittadinanza, quando in Iran resta soltanto iraniano. Grazie, solo un dubbio mio. Prima diceva che in queste ultime proteste sono scesi in piazza anche gli uomini. Ho capito bene? Quindi oggi però la loro posizione qual è? Ci sono uomini che magari sono più uomini un po' più illuminati? Ci sono più uomini che donne. E questi non potranno, non so, mi chiedo che se hanno un peso che possa in qualche modo modificare qualcosa. Magari sì, quello sicuramente, ma c'è proprio anche il movimento femminista non coinvolge soltanto le donne in Iran, cioè anche i padri non vogliono che le figlie siano fermate dalla polizia morale per un velo messo male o altro. Però al Festival di Ferrara, di internazionale, del settimanale internazionale, c'era questa famosa scrittrice, adesso mi sfugge il cognome, adesso non mi viene, ve lo posso cercare sul telefono, e lei ricordava che in realtà c'è uno zucchero duro di consenso nei confronti delle autorità, e tutti quelli che reprimono il dissenso per strada, i poliziotti, i paramilitari bastigi, a casa hanno una famiglia, però hanno delle mogli, delle sorelle, delle figlie, delle madri che fanno loro i complimenti perché hanno massacrato, hanno sparato sulla folla, perché il movimento di protesta è percepito come un movimento sponsorizzato dagli stranieri, che potrebbe mettere a repentaglio la Repubblica Islamica. E quindi c'è la paura di fare la fine dell'Iraq, di fare la fine dell'Afghanistan. Quindi non bisogna dimenticare anche quella parte della popolazione che di fatto è dalla parte del regime.
Allora, a me interesserebbe saperne di più sulla polizia morale, nel senso se è proprio stata creata, insomma, per mantenere questo aspetto, oppure nasconde altri fini, diciamo, più politici, per contro, per esempio, il mondo occidentale, vissuto come pericolo, proprio da un punto di vista, appunto, di combattimenti, conquiste, oppure che distrugge un po' la religione. Non so se sono stata abbastanza chiara. Sì, sì, allora, la polizia morale si chiama Gashterschad, è stata creata nel 2005 dall'allora presidente Mahmoud Ahmadinejad, e si contrappongono due figure femminili, perché ci sono dentro le poliziotte e i poliziotti, perché vengono presi di mira non soltanto le ragazze, ma anche, o le donne di una certa età, magari che sono troppo truccate, troppo vistose, ma vengono presi di mira anche i maschi, che magari hanno le magliette con le maniche troppo corte, troppo attillate, eccetera. Ci sono le cosiddette chadori, quindi le donne col chador, che prendono di mira, attaccano e arrestano le bade jabi, le malvelate. C'è stata anche una commedia che si chiamava proprio Gashterschad, che ha sbancato i botteghini in Iran, tant'è che ne hanno fatto tre, Gashterschad 1, 2 e 3 nei cinema iraniani, anche se i Pasdaran si erano arrabbiati, eccetera. E la Gashterschad era questa commedia in cui tre farabutti, tre poveracci, per tirare su due soldi, si travestono da poliziotti morali, da buon costume, vanno a prendere di mira le ragazze e poi estorcono del denaro alle famiglie. Perché la cosa che succede normalmente è che se tu vuoi uscire dal centro di rieducazione, ti vengono a prendere i genitori, pagano la tangente e tu esci. Il motivo per cui Mahsa Amini ha fatto una brutta fine, che era una ragazza che non è uscita dalla metropolitana, non sapeva sfuggire alle retate, non si è accorta probabilmente di quello che stava succedendo e non sapeva le regole anche della polizia morale, perché in Kurdistan funziona in modo diverso. E la sua domanda è molto interessante, perché sicuramente è una forma di controllo della società, ma di chi? Di chi in qualche modo cerca di scimmiottare l'Occidente, di chi cerca di, appunto, vestirsi in un modo più libero rispetto a quelli che sono i dettami della Repubblica Islamica. Ma già nel 1962 era stato pubblicato un romanzo che era venduto clandestinamente, ma che poi è diventato un bestseller, che si chiamava Gharb Zadeghi, intossicato dall'Occidente, ed è stato scritto da uno dei massimi intellettuali dell'Iran del Novecento, Jalal al-Ahmad. Questo libro raccontava di come tutto il sistema iraniano al tempo dello Shah cercasse di scopiazzare l'Occidente, ma non avesse senso, cioè si abbandonavano le proprie radici culturali persiane per imporre anche nei libri di testo delle cose che non avevano senso. Cioè nei libri di testo degli anni 60, inizio anni 60, c'erano il tavolo, le sedie, il frigorifero, laddove la maggior parte della popolazione iraniana viveva in un contesto rurale dove non c'era l'elettricità e dove la gente non ha mai mangiato col tavolo, le sedie, ma si mette un soffre sul tappeto. Quindi già negli anni 60 questo scrittore aveva protestato, quindi sicuramente c'è la paura di un'invasione occidentale di costumi e via di questo passo, però la società iraniana è irrimediabilmente intossicata dall'Occidente. Ma perché? Perché la penetrazione di internet è dell'84% come in Italia, c'è uno scarto minimo. Tutti gli iraniani sono connessi a internet, i ragazzi, ma anche negli anni 90, quando ancora non c'era internet così diffuso, in Iran c'erano le parabole, erano vietate, ma tutti guardavano comunque le serie televisive piuttosto che i cantanti, i video musicali dalla Turchia piuttosto che dall'Occidente. Quindi una commistione, una contaminazione c'è sempre stata, ma anche in senso assolutamente positivo. Pasolini piuttosto che Susanna Tamaro, eccetera, sono tutti tradotti in persiano.
Cioè, in Iran c'è una conoscenza dell'Italia ben superiore a quella che gli italiani hanno dell'Iran, proprio in termini di scrittori, di cultura. Mi ricordo che avevo appunto intervistato Shirin Ebadi e lei aveva citato tra i suoi autori preferiti di quando era ragazza un tot di autori italiani del Novecento. E c'è la scuola italiana Pietro della Valle a Teheran, dove i ragazzi vanno e studiano l'italiano, come da noi magari qui si studiano l'inglese e il francese. Grazie. Volevo chiedere, mi sembra che gli Stati europei e l'America protestino poco per quello che sta succedendo in Iran, almeno da quello che vedo io, non ci sono sanzioni. Immagino che ci siano interessi politici. Non ci sono sanzioni. O ci sono? Non ho chiaro questo. Sono decenni che l'Iran è sotto sanzioni. C'è l'economia iraniana che è in ginocchio a causa delle sanzioni. Allora, le sanzioni dovevano finire con l'accordo nucleare fermato da Barack Obama nel luglio del 2015, ma quell'accordo nucleare non era stato ratificato dal Congresso americano. Quindi quando Donald Trump arriva alla Casa Bianca nel 2018, lui smonta e esce in modo unilaterale dall'accordo nucleare. Non solo, impone tutta una serie di ulteriori sanzioni. Le sanzioni americane sono del tesoro americano, sono sanzioni anche secondarie, cioè vuol dire che vanno a colpire anche le imprese europee o comunque imprese non americane che fanno business con l'Iran. I cinesi se ne fregano, ma per i paesi europei è molto difficile, perché se tu sei sotto sanzioni americane, rientri nel regime sanzionatorio americano, non puoi più usare il dollaro e soprattutto ti rovini la reputazione. Ci sono degli studi legali, tra cui lo studio Padovan di Milano, che lavora proprio per salvare le aziende italiane che finiscono nel mirino del regime sanzionatorio americano. Lei pensi che in quei 4 anni di presidenza Trump, a causa del regime sanzionatorio, il rial, che è la valuta iraniana, ha perso l'80% del suo valore. Oggi il grosso problema è che non si sa più cosa sanzionare, cioè l'Europa e gli Stati Uniti non sanno più cosa sanzionare, e quindi l'Occidente non ha più leve nei confronti dell'Iran, nemmeno per il rispetto dei diritti umani. L'unica cosa che in questo momento l'Europa è in grado di fare è la diplomazia, la cosiddetta diplomazia degli ostaggi, e cioè per salvare i tanti occidentali o quelli che hanno doppia nazionalità che sono nel carcere di Evin a Teheran Nord, Teheran, carcere che risale al tempio dello Shah, ovviamente non è che l'hanno costruito gli Ayatollah, devono scambiare queste pedine che sono in Iran con iraniani che sono in carcere in Europa. Le faccio un esempio: venerdì notte è stata rilasciata finalmente, aveva quasi scontato del tutto i 5 anni di carcere, la studiosa franco-iraniana Fariboh Adelha di Parigi, che era stata binazionale, quindi doppia cittadinanza francese e iraniana, che era stata arrestata nel 2019. Lei è stata scambiata con l'ingegnere Jalal Rohollanejad, che rischiava di essere estradato negli Stati Uniti per violazione delle sanzioni. Era un businessman che faceva business tra Iran e Francia, i francesi lo hanno arrestato e lo stavano mandando negli Stati Uniti. E quindi c'è stato questo scambio tra Parigi e Teheran. Qualche mese fa gli americani hanno riportato in America un signore anziano, ultraottantenne, ma non sono riusciti a liberare il figlio, e in cambio hanno permesso a una banca della Corea del Sud di scongelare 7 miliardi di dollari che erano stati congelati nel 2018 quando Trump aveva imposto nuove sanzioni. Quindi il problema è che ce ne sono così tante di sanzioni che non abbiamo più leve, e soprattutto non sappiamo più veramente cosa sanzionare. Il Parlamento europeo poteva mettere nella lista delle organizzazioni terroristiche i Pasdaran. Il problema è che il meccanismo è un altro, cioè non deve esserci una decisione del Parlamento europeo, ma la decisione deve essere innescata da un Parlamento di uno Stato membro.
quindi anche quello non è immediato, però anche se mettiamo i Pasdaran nelle organizzazioni terroristiche, cosa succede? Non è che i Pasdaran vengono a mettere i soldi alla Banca Popolare di Sondrio, o portano i figli a Gardaland o a Parigi. Però la cosa curiosa è che la diplomazia iraniana manda i figli in America, a Londra e in Canada. C'è un diplomatico iraniano qua in Italia che ha i figli, il figlio a Los Angeles, che va e viene tranquillamente dall'Iran agli Stati Uniti. E io ho parlato con questo signore e gli ho chiesto: ma non ha un problema lei col fatto che in Iran gridate questi slogan morte all'America e poi lei ha mandato suo figlio a studiare in America? Uno dei tanti, perché questo lo fanno in tanti. Dice: no, noi abbiamo un problema con l'imperialismo americano, non con l'America. Quindi c'è una dose di ipocrisia assurda. E questo però fa rabbia ai ragazzi iraniani, perché i ragazzi iraniani, a causa del regime sanzionatorio, non si possono aprire lettere di credito con l'Iran. Quindi tu, il problema grosso è che non puoi farti pagare, non puoi pagarli gli iraniani. Ma l'altro problema è che l'Iran non è nel sistema SWIFT, quindi tu non puoi fare un bonifico in Iran. E voi pensate a tutti i ragazzi iraniani che sono qua a studiare, non possono ricevere soldi dai genitori, ma se loro lavorano e hanno un reddito potrebbero mandare dei soldi ai genitori per aiutarli, però non c'è modo di mandare i soldi, perché se tu vai in banca e dici voglio fare un bonifico non lo puoi fare. Vai anche da, fai questi MoneyGram, tutte queste agenzie che servono per gli immigrati. L'Iran è un paese dove non puoi usare dei canali ufficiali per mandare i soldi, quindi devi trovare qualcuno che fisicamente ti porti là i soldi. Quindi a pagare il prezzo delle sanzioni è la gente normale. Le sanzioni hanno distrutto la classe media e impoverito enormemente la popolazione. Ma come in Iraq, io ero stata in Iraq al tempo di Saddam come reporter, e la gente che si impoverisce, la leadership ha altri canali per aggirare le sanzioni. Il Covid, quanto hanno pesato le sanzioni nel periodo del Covid e nella fase successiva, immediatamente successiva? Allora, durante la pandemia di Covid, innanzitutto l'Iran è stato il paese più colpito dalla pandemia del Medio Oriente, complici gli ottimi rapporti con la Cina. Quindi le linee aeree Mahan hanno continuato ad andare e venire dalla Cina all'Iran anche quando ormai ci si è resi conto che c'era un problema. Ci sono gli studenti cinesi nella città santa di Qom e soprattutto quella linea aerea poi è andata in giro per il resto del Medio Oriente. Quindi l'Iran ha sparpagliato il Covid in Libano e nell'Iraq, eccetera, eccetera. Dal punto di vista delle sanzioni, c'è stato un momento, l'unico momento in cui questa camera di compensazione creata dall'Europa, che si chiama INSEX, è una cosa un po' tecnica finanziaria, non vorrei annoiarvi, è stata usata proprio per riuscire a comprare dei medicinali dall'Europa e pagarli. Però INSEX, che doveva funzionare come camera di compensazione per il business, quindi praticamente compriamo dall'Iran, vendiamo all'Iran e facciamo muovere denaro da questa camera di compensazione, di fatto non ha mai funzionato. Il problema è anche tutta una serie di altre medicine, tipo le medicine per il diabete, per tantissime altre patologie. Ma ho conosciuto il direttore di una società che tra la Svizzera e l'Italia si occupa di farmaci contro la sterilità, e anche questi farmaci ormai non riescono più a entrare in Iran. Quindi il problema non è legato soltanto al Covid. Il Covid, poi si sono fatti loro il vaccino, ci sono stati i vaccini cinesi, ci sono state le dichiarazioni del leader supremo che ha detto non vogliamo i vaccini occidentali perché qui ci vogliono avvelenare. Cioè, diciamo che il Covid ha fatto storia in Iran. Però non glieli abbiamo dati i vaccini. È questo. I vaccini non glieli abbiamo dati, per cui lì sono morte tantissime persone e la gente andava in ospedale quando poi stava ormai troppo, troppo male. E diciamo che non c'è stato un vero lockdown in Iran, come qua che ci facevano la multa se dovevi avere lo scontrino del latte a Torino, ma gli iraniani si sono messi in lockdown automatico, nel senso che hanno avuto molta paura e hanno deciso si sono chiusi in casa da sé con grande cautela. Grazie, intanto grazie molte.
Ma una domanda rispetto agli sbocchi di queste proteste. Verosimilmente, quale ipotesi si può fare, dato che, se ho ben capito, queste proteste hanno proprio una portata diversa rispetto a proteste precedenti che ci sono state? Quindi, insomma, quali ipotesi verosimili si possono fare? Ma l'immagine delle celebrazioni dei 44 anni non lasciano sperare bene. I 350.000 pasdaran con le armi, i 300.000 riservisti, 90.000 paramilitari, 500.000 poliziotti, 600.000 forze dell'ordine. Cioè, l'unica speranza è che mettano una rosa nella canna del fucile, ma non so quante speranze ci siano. Tra l'altro, le attiviste e gli attivisti denunciano il fatto che i proiettili che vengono usati dalla polizia sono proiettili made in Italy, fatti dalla Scedite di Livorno. E quindi c'è la richiesta anche di non essere coinvolti nella repressione attraverso la vendita di armi. Pare che i proiettili siano triangolati dalla Turchia, perché i fucili in dotazione alla polizia iraniana sono fatti in Turchia e questi proiettili vengono quindi venduti con i fucili, però insomma diventa difficile pensare che non si conosca la destinazione finale, quindi un'azienda che ha sede a Livorno ma è poi anche in Francia. Quindi il grosso pericolo è tenuto conto anche dell'età avanzata degli ayatollah e che Pasdaran prendano il potere, quindi che si passi da una oligarchia di ayatollah e Pasdaran a una dittatura militare, dove i Pasdaran sicuramente faranno del nucleare la deterrenza e lo sguardo sia sempre più rivolto a Oriente, cioè visto che l'Occidente non ci vuole, ci impone nuove sanzioni, godiamo di pessima stampa e allora rivolgiamoci a Oriente. Teniamo presente che in Iran sono stati impiccati 4 ragazzi, è terribile, però in una sola giornata, nello stesso periodo, in Arabia Saudita ne hanno impiccati 81 e non c'è stata una riga sui nostri giornali. Quindi insomma, situazione drammatica, però gli iraniani, la leadership iraniana, ma anche tanti iraniani che vivono, tanti italiani anche che vivono lì, ci dicono che insomma il rischio è che l'Iran si rivolga completamente a Oriente. Il giorno in cui è morta Mahsa Amini, il 16 settembre, è lo stesso giorno in cui Raisi, il presidente della Repubblica iraniana, era a Samarcanda per il vertice della Shanghai Cooperation Organization e proprio quel giorno è stata perfezionata l'adesione dell'Iran alla Shanghai Cooperation Organization, di cui fanno parte Cina e Russia, che non sono proprio all'avanguardia nel rispetto ai diritti umani, ma anche l'India, anche il Pakistan e 4 delle 5 repubbliche centroasiatiche. Quindi di fatto la Shanghai Cooperation Organization tiene insieme metà della popolazione del pianeta. Dico ancora una cosa, ecco, bisogna vedere anche come si organizza la diaspora, quei personaggi che vi ho fatto vedere, vedere se hanno un qualche successo mediatico in Iran, stanno lavorando molto, veicolando molto i messaggi di libertà, di diritti attraverso le emittenti televisive in lingua persiana che trasmettono da Londra e quindi vedere un attimo, ci vorrà tempo, di certo. Le impiccagioni, le proteste hanno lasciato un segno proprio all'interno dell'Iran e quindi bisogna vedere come si evolve la storia. Non confido invece in un intervento militare straniero, perché se c'è un intervento militare straniero si compatta la popolazione iraniana e soprattutto in caso di guerra convenzionale gli iraniani, i ragazzi sarebbero mandati al macello, come è successo nel 1980 quando Saddam invase l'Iran. C'era qualcuno che sì, sì, sì. Innanzitutto grazie. Prima all'inizio quando parlava della distribuzione demografica dei nuclei, che tendenzialmente, a parte una realtà, rappresentava prima nella sola cartina geografica, ogni nucleo familiare è mediamente composto da 2 figli. Allora mi chiedevo come sono regolamentate le nascite, metodi di barriera, che cosa è? Allora, i figli sono non 2, sono 1 o 2, quindi la media è come quelle italiane.
Credo che un film vi abbia fatto capire come funzionano le famiglie iraniane, e cioè una separazione di Farhad Asghar Farhadi, scusate, l'avete visto? Una separazione. È da vedere quel film, perché la storia di questa famiglia, madre, padre, lavorano tutte e due, una figlia adolescente, e il padre di lui che vive a casa con loro e che ha un problema, credo, di Alzheimer, e il marito che vuole accudire il padre. Il problema della badante, perché per una donna ovviamente il lavoro della badante lo fa una persona di basso ceto sociale, una persona umile, però quelli sono i ceti anche più religiosi, più tradizionali, e una donna non vuole trovarsi a contatto con un uomo con cui non ha un rapporto di parentela, quindi diventa molto, molto difficile, molto complicato, quindi quello ce l'avvicina molto. Per quanto riguarda la questione della riproduzione, già al tempo dello Shah c'era una campagna di controllo delle nascite, e la campagna è andata avanti, addirittura l'Iran si è aggiudicato un premio da parte delle Nazioni Unite per i risultati nel controllo delle nascite. Qualche anno fa il leader supremo Ali Khamenei ha detto basta campagna adesso, perché abbiamo bisogno di una popolazione numerosa per fronteggiare i nemici, eccetera. E se non che se insegna le donne a usare i metodi anticoncezionali, non è che perché interrompi il programma che hai disimpari. C'erano delle fabbriche di preservativi, mi ricordo, che venivano distribuite gratuitamente. Adesso non ricordo, l'ho scritto in un mio libro, come funziona il controllo delle nascite. C'è tutta una percentuale di cui ho scritto in termini di operazioni chirurgiche piuttosto che di pillola, eccetera. Non mi ricordo in questo momento esatto le percentuali. Se avete una copia, magari posso prendere il libro? E questo qua, noi donne italiane. Sì, da qualche parte l'ho scritto, adesso... Allora in un altro, sì. Non me lo ricordo dove l'ho scritto. Forse no, è in storia dell'Iran, secondo me. Vabbè, comunque da qualche parte, se vuole, se mi manda una mail, le cerco i dati con un comodissimo PDF oppure la cerca parola nel computer. Volevo farle una domanda sulla religione. Prima che arrivasse l'Islam, in Iran c'era lo zoroastrismo. È una religione che ancora rimane, che viene in qualche modo perseguitata, oppure si può dire che c'è ancora? Sì, gli zoroastriani ci sono ancora, hanno due seggi in Parlamento, se non sbaglio, uno o due seggi in Parlamento. Hanno il Tempio del Fuoco a Yazd, e quindi è una religione riconosciuta, perché è una religione del libro, perché il testo sacro è la Vesta. E quindi non sono perseguitati, no, assolutamente, sono ci sono. Posso? Ah sì, volevo sapere qualcosa sui rapporti con Israele, visto che l'Iran vuole spazzare dalla faccia della terra Israele, allora mi chiedevo come questo tipo di intenzione fosse presente nella popolazione. Allora, non hanno rapporti diplomatici, e quando sui giornali si parla di Israele viene chiamata Palestina. In realtà il presidente ultraradicale Mahmoud Ahmadinejad, in una scuola secondaria in una zona rurale, aveva detto che a causa delle sue politiche Israele sarebbe scomparsa dalla cartina geografica come la luna che viene oscurata dalle nuvole.
ma la traduzione che era stata fatta era quella che lei ha appena riportato, che è stata riportata dai media. La cosa interessante è che Ahmadinejad non ha mai smentito la traduzione sbagliata che è stata fatta, quindi ha cavalcato quest'onda, ma credo che non c'è una contiguità territoriale, non c'è nessun contenzioso appunto territoriale, quindi non lascia il tempo che trova, un po' come morte all'America, insomma, e poi mandano i loro figli a studiare negli Stati Uniti. Quindi al momento soprattutto credo che l'ultimo pericolo sia una guerra tra Iran e Israele, assolutamente. Allora, l'Iran non ha la bomba atomica, l'Iran ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare negli anni 70, l'Iran ha firmato l'accordo nucleare del 2015 e ha aperto le proprie centrali alle ispezioni, l'AIEA, che è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la paghiamo noi con i nostri soldi di contribuenti europei, e non ci sono state violazioni fino a quando Trump nel 2018 è uscito dall'accordo nucleare, l'Iran ha aspettato ancora, Trump è uscito a maggio del 2018 dall'accordo nucleare, l'Iran ha ricominciato ad arricchire l'uranio esattamente 12 mesi dopo, a maggio del 2019, proprio perché Stati Uniti e anche l'Europa non hanno più rispettato l'accordo nucleare, quindi l'idea era noi ci assoggettiamo ai controlli degli ispettori in cambio voi togliete le sanzioni e ci permettete di ricominciare a fare business. C'è una fatwa, un decreto religioso del leader supremo Khamenei che dice che l'Iran non vuole l'atomica, anzi l'Iran addirittura ha proposto una denuclearizzazione del Medio Oriente, però vuol dire denuclearizzare Israele. Non dobbiamo temere che l'Iran attacchi Israele, anche perché Israele ha 200, non so quante testate atomiche abbia o dica di avere. Oltre ad avere le testate atomiche deve avere anche dei mezzi per trasportarle. Comunque l'Iran non ha nessuna intenzione e nessun interesse ad attaccare Israele laddove Israele è alleato appunto degli Stati Uniti, quindi non c'è motivo. La cosa curiosa, sapete che ha portato il programma nucleare in Iran? Provate un po'. Lo Shah? No, lo Shah, al tempo dello Shah, però sono stati gli americani. Cioè il programma nucleare iraniano parte negli anni 50, si chiama Atoms for Peace, Atomi per la Pace, un programma nucleare a scopi civili, viene portato dagli Stati Uniti perché in piena guerra fredda l'idea è di utilizzare il nucleare come modalità per tessere delle alleanze con i paesi non allineati, con i paesi del terzo mondo, eccetera. Quindi gli americani si sono detti o lo portiamo noi oppure lo portano i sovietici e così insomma è andata. E comunque anche adesso l'idea dell'Iran, del programma nucleare, uno è una questione di nazionalismo, di prestigio, ma l'altra cosa è che non ha senso, secondo gli iraniani, bruciare petrolio per accendere l'interruttore dell'energia elettrica. Quindi gli iraniani dicono vogliamo avere centrali nucleari come hanno per esempio i francesi, proprio per avere dell'energia pulita che non inquina anche. Il problema grosso che non esce mai sui giornali però è il fatto che l'Iran è su una faglia sismica, per cui il problema grosso è il rischio di un terremoto dove proprio c'è stato qualche anno fa la centrale di Bushehr che ha avuto problemi. L'altra cosa, la centrale nucleare di Bushehr era stata iniziata al tempo dello Shah, poi c'erano dentro i tedeschi, poi l'hanno presa in mano i russi, eccetera. Ma ci sono voluti più di 40 anni per finirla e quindi insomma alla fin fine diventa tutto molto, molto complicato. Il problema grosso del nucleare è la mancanza di fiducia nei confronti della leadership iraniana, fondamentalmente quello. Però se ci mettiamo nei panni degli iraniani, mi rendo conto che è difficile, però l'Iraq è stato invaso e distrutto, l'Afghanistan pure. C'è il discorso anche della deterrenza, che sarà uno dei principi chiave dei Pasdaran nei prossimi anni. Quindi l'idea è che se al nucleare magari non ti invadono, non ti attaccano, non ti fanno a pezzi come hanno fatto quei paesi vicini. C'è molta critica però dalla parte della società civile nel fatto che vengano investiti dei soldi nel nucleare, perché appunto c'è povertà, ci sono altre iniziative che andrebbero portate avanti.
Prego. Sì, una domanda sulla droga in particolare. Cioè l'Iran è dentro il percorso che dall'Afghanistan arriva fino in Turchia rispetto al mercato dell'oppio e della droga. Una volta era un territorio di transito. Da un certo punto in poi, non ricordo da che anno, invece la droga si è fermata in Iran, creando una devastazione sia in termini di consumatori, overdosi e quant'altro, e sia in termini anche di impatto dell'HIV sulla popolazione. Su questo ci sono degli aggiornamenti che lei sappia? Guardi, io non ho mai lavorato su questo tema, so che la cartina all'inizio, gentilmente, della prossima slide, quella dopo? Ecco, qui c'è Afghanistan, qui c'è Pakistan e qui ci sono decine e decine di poliziotti che ogni anno muoiono in Iran perché cercano di controllare il contrabbando. Di droga parla la letteratura persiana contemporanea anche al femminile, per cui ci sono un tot di romanzi che raccontano appunto, e nonostante la censura sono stati pubblicati, raccontano di che sa una ragazza, c'è un terremoto a Teheran e questa ragazza va in giro a cercare oppio, nonostante il terremoto, nonostante sentendo dalle cuffie della musica rock pazzesca, volume folle. So che ci sono, c'è di tutto, quindi droghe sintetiche e via di questo passo, e rimane uno dei problemi grossi per la popolazione. È il più alto tasso mondiale di consumo. E in Iran? Sì. Ah, non lo sapevo, sì. Me lo dice lei, le dico non è il mio campo. E anche di malati HIV. Il più alto tasso di HIV e il più alto tasso di droga, di consumo di droga? Sì. I dati sono dell'OMS? Sì. Ah, ok. E cosa usano? Oppio prevalentemente. Però lavorato, oppio, quindi sì, con droga. Eroina, oppio, insomma, piace. Certo. Fondamentalmente. Beh, magari se mi manda qualche riferimento così. Io ho recuperato dei materiali sulle droghe negli anni prima della rivoluzione in un archivio dell'UNESCO a Parigi, però le dirò che non ci ho mai lavorato, sono in una scatola lì. C'è uno studioso bolognese, Salvatore Giancane, che ha fatto un grosso studio sui traffici, sui... In Iran? No, un po' a livello mondiale e sull'Iran ha fatto anche un approfondimento sulla trasformazione anche del fenomeno negli ultimi 10-15 anni, ecco. Salvatore Giancane. Ed è dell'Università di Bologna o di quale che lei sappia? Ok. Allora, mi interessava sapere che status ha, diciamo, a livello educativo, scolastico, quella che può essere l'educazione sessuale in Iran e, non so se è nel suo campo, e il reato sessuale culturalmente come viene visto. Allora, io sono una storica contemporanea, per cui mi state facendo le domande, magari le sapete più poi di me. Allora, mio figlio ha fatto la scuola francese a Torino e a un certo punto è arrivato a casa dicendo che si è trovato alle medie il fallo di legno e i preservativi. E ragazzi e ragazze hanno ridacchiato, però quello era l'educazione sessuale in una scuola internazionale a Torino. In Iran non credo che si facciano queste cose, sono le scuole maschili o le scuole femminili, però non mi risulta, però dico, non ho cresciuto una figlia o un figlio in Iran, e io non sono cresciuta là, quindi non ho la più pallida idea. Certo è che c'è il reato di zina, quindi il reato di fornicazione, quindi rapporti sessuali sono leciti all'interno di una cornice legale che è un matrimonio, quello che è volto a fare figli, oppure un matrimonio temporaneo
che serve a soddisfare il piacere sessuale. Il sesso è l'anticamera del paradiso, però deve esserci una cornice legale di un certo tipo. Però non mi risulta ci siano manuali di educazione sessuale in un paese dove è il bel posto, eccetera. C'è sicuramente una formazione per il controllo delle nascite, quello sicuramente. E appunto c'erano anche fino a qualche anno fa fabbriche di preservativi che distribuivano gratuitamente gli anticoncezionali, ma appunto adesso quel programma è venuto a termine. Però appunto mi incuriosisce, chiederò agli amici più giovani che vivono, che hanno vissuto in Iran, ho un amico che è appena rientrato dopo 13 anni in Iran e sicuramente ha qualche informazione in più. Ma mi ha fatto la domanda perché aveva già la risposta oppure no? Ah, ok. No, perché l'altro signore mi ha fatto la domanda sulla droga ed era mi sembra un esperto in materia, quindi. No, non credo però. Anzi, la cosa interessante è che in Iran si può cambiare sesso. E si va dallo psicologo e poi si va dal chirurgo, si fa l'operazione chirurgica. I maschi lo fanno in genere in due operazioni chirurgiche successive, mentre in Thailandia lo si fa in un'unica operazione chirurgica di 6 ore. E ve lo dico perché conosco una persona che l'ha fatto io. Poi ho fatto 2 capitoli del mio libro, un'estate a Teheran, ero andata nella clinica dove si facevano queste operazioni. E poi vai all'anagrafe, cambi il nome e non resta traccia della tua vita precedente come maschio o come femmina. L'infermiera di questa clinica mi aveva raccontato che c'era stato il caso di un uomo che era diventato donna e poi si era sposata. Però poi ovviamente non rimaneva incinta, perché non puoi rimanere incinta se sei nato uomo, insomma. E il marito l'aveva portata dal ginecologo. Il ginecologo si era perfettamente accorto che aveva cambiato sesso, ovviamente non ha detto nulla al marito. E quando la moglie ha raccontato al marito che era nata uomo, lui l'ha uccisa. Però questo e l'infermiera mi diceva che il problema è legato al fatto che chi si sposa non ha un'esperienza, cioè non hanno l'esperienza sessuale che si può avere in un mondo occidentale dove insomma c'è libertà, mentre invece là non c'è, se non a livello di certi ceti sociali, a livello di, insomma, adesso io tanto che manco adesso dall'Iran, però diciamo che è una società che resta per certi versi tradizionali, in certe parti del paese ovviamente, se parliamo di Teheran, alte borghese, no. Per cui una domanda. Se sai aggiornamenti sul fatto che a Teheran c'è un gruppo di studio riconosciuto dall'International Psychoanalytic Association ed è uscito anche un libro sulla psicanalisi a Teheran, in Iran. Ma è quello che è di Pavia, eravamo andati a Pavia per la presentazione del libro un po' di anni sì, fa. Sì, 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 sì. E questa psicanalista, che adesso è didatta, e che è a Teheran, fa... Che era Boston, se non ricordo. Ha fatto il training in America, sì. E sì, poi sì. È tornata e ha messo su questo gruppo di studio di psicanalisi. Come diavolo fa la psicanalisi in una situazione del genere a sopravvivere, domando. Ma anche Barai, c'è tutto il discorso sulla depressione, sui sonniferi, eccetera, eccetera. Ma voi non siete in contatto con i vostri colleghi in Iran? Che potrebbe essere interessante anche mantenere o anche creare un contatto in questo momento. Cioè, quel libro era stato pubblicato da Cortina Editore. Tu ce l'hai quel libro? Io ce l'avevo, non so che... Adesso l'ho cercato in questi giorni e non l'ho trovato nella libreria. Però posso chiedere a Cortina se me lo rimanda, perché sarebbe bello anche recuperare la... Lei non era venuta in Italia, non mi ricordo quella volta, o era in collegamento? Era venuta a Pavia, l'avevamo conosciuta a Pavia, sì. Ecco, non corrispondeva alle domande per il discorso dell'atachia, della dissimulazione. Perché è un girare intorno a cui noi non siamo tanto
abituati. Non so però se è ancora rimasta in Iran, perché era parecchi anni fa, secondo me. Sì. Assolutamente. No, non ci sono problemi. No, non ci sono assolutamente problemi. Anche il discorso della sessualità, cioè la gente ha delle storie, non è quella, e gli omosessuali anche hanno delle storie. Il problema è che non ti devi far beccare nell'atto di avere un atto sessuale, e soprattutto nel caso di una coppia etero, il problema è che non puoi prendere una camera in albergo e essere anche presi in macchina mentre vai a fare un weekend, mentre vai a fare quello, è un problema, nel senso che se ti fermano e non c'è un contratto matrimoniale, eccetera, insomma, possono crearti dei problemi. C'era stato un bellissimo film, io non ho visto, però avevo visto il trailer, della psicanalista, quella che dalla Francia torna in Tunisia, dove non ha mai abitato. E io quello non l'ho ancora visto. Non è un granché. No, ok. Ok, grazie del consiglio, Mim. Prego. Questioni è, insomma, di averci dedicato del tempo e dei pensieri per aiutarci a immaginare anche quello che succede dall'altra parte del mondo. Non è così lontano, lo stesso, esatto, parallelo di Lampedusa. Sì, però non è. Popolo indoeuropeo. E poi il cinema iraniano è servito a farvi... L'iraniano non è altro. Cioè, forse bisogna andare in Pakistan, bisogna andare in India. Già l'afghano lo percepite come diverso. Ma l'iraniano che sta qua è il medico di famiglia, è la ginecologa, la farmacista, è la donna ingegnere che lavora nella multinazionale in Ernst & Young e che prende il palco, prende la parola sul palco di Sanremo. Devo dire, ho apprezzato molto questa descrizione. È un po' più vicino, se no non la sento da dietro. Questa descrizione che ci ha permesso di vedere questo tipo di realtà e la complessità di questa società. Io volevo avvicinarmi a qualcosa legato alla giustizia in Iran e volevo chiedere una conferma rispetto a quello che si legge anche nei manuali di diritto penale. Cioè, si parla di una pubertà religiosa che incide su come viene valutata la responsabilità di una persona minorenne che commette un reato. È vero che c'è differenza tra l'età minima di imputabilità per un bambino e per una bambina? Sì, la bambina diventa, a parte che vabbè, 18 anni per la patente, per votare, eccetera, però dal punto di vista del diritto penale la bambina diventa maggiorenne a 9 anni, il maschio a 15. Questo fa una grossa differenza rispetto a... Questo fa una grossa differenza, però le attiviste lo stanno usando per fare in modo che la bambina che viene strappata alla madre a 7 anni, a 9 anni possa decidere di tornare con la mamma. Per cui sì, fa la differenza, perché sei considerato adulto a 9 anni, sei femmina. E mi chiedo qual è, cosa c'è alla base di questa differenza? C'è una voglia di un interesse a guardare alla donna come alla bambina, come una persona che matura prima rispetto... Sì, sì, certo. Quindi questo è un passo avanti o no? No, fa parte della tradizione, nel senso col menarca la bambina è considerata adulta. Questo, cioè, devo dire, è molto interessante e anche apre a diverse contraddizioni su come, certo, il ruolo della donna all'interno della società. Perché? Assolutamente sì. Poi detto questo, anche per quanto riguarda l'età del matrimonio, eccetera, adesso non so perché ogni tanto ci sono stati dei cambiamenti, però in realtà le ragazze si sposano quando si laureano, oppure fanno un certificato di matrimonio e poi dopo però mettono nel certificato di matrimonio che possono studiare, oppure le stesse famiglie fanno in modo che le ragazze si laureino prima di sposarsi, motivo poi per cui iniziano a lavorare. C'è un'altissima incidenza di divorzi proprio perché una donna che ha un reddito non si trova bene col marito, divorzia. E quindi insomma è una situazione, una società molto
diversa da quella di 44 anni fa. Cioè 44 anni fa la popolazione dell'Iran era la metà e soprattutto tre quarti della popolazione viveva in un contesto rurale, mentre oggi tre quarti della popolazione vive in un contesto urbano. E soprattutto la caratteristica, credo, una delle caratteristiche principali è questo livello di istruzione molto molto alto, che in questi 44 anni ha coinvolto anche i ceti sociali più tradizionali, quelli religiosi, perché con il velo obbligatorio, la pulizia morale, insomma tutta la Repubblica Islamica, eccetera, e anche il fatto che sui mezzi pubblici ci sono, che so, sui taxi, sui taxi si sta tutti appiccicati maschi e femmine, però sugli autobus, sulle metropolitane ci sono i settori per le donne. E quindi anche col velo obbligatorio ci sono tantissime ragazze dei ceti sociali religiosi tradizionali che hanno potuto studiare in questi 44 anni, quindi oggi occupano o hanno occupato in questi decenni, magari sono anche già in pensione, hanno occupato i quadri della pubblica amministrazione. Quindi c'è stata un'emancipazione dal basso, laddove invece al tempo dello Shah l'emancipazione veniva calata dall'alto. Cioè due terzi della popolazione universitaria è composto da... Oggi è donna, di cui il 92% fanno materie scientifiche. Mi colpiva, cioè se paragoniamo all'Italia, dove anche in Italia la maggioranza delle laureate è donna, peccato che le donne in Italia non scelgono le facoltà, scelgono molto meno le facoltà cosiddette STEM, no? È uno degli elementi di discussione quando si parla di parità di genere. Colpisce che in Iran invece le donne che... abbiamo visto e consideriamo, se guardiamo la protesta, pensiamo umiliate per la condizione, per i diritti, però sono donne laureate soprattutto in facoltà scientifiche che quindi consentono anche l'accesso a posti di lavoro più remunerativi anche. Sì, ma perché le stesse famiglie dietro ti dicono ma cosa vai a studiare? Perché l'idea è di essere, cioè le famiglie vogliono che le figlie siano indipendenti, sì. E ovviamente sono le stesse famiglie che spingono a fare una cosa piuttosto che l'altra, cioè qua i figli non so chi di voi l'abbia fatto, non è che andiamo a dire ai figli no, non andare a fare relazioni internazionali perché poi farai fatica a trovare lavoro, vai a fare ingegneria, vai a fare medicina. Sì, glielo puoi provare a dire, però le nostre ragazze dicono lasciami fare quello che voglio. Anche un altro però aspetto. Siamo meno impositivi anche noi, secondo me, qua, perché abbiamo l'idea, lasciamo che facciano la loro esperienza, facciano la loro strada. Mentre invece loro vedono anche le esperienze lì, vedono anche magari chi è frustrato perché magari viene perde il posto di lavoro perché partecipa a una protesta, oppure vedi anche quanto poco guadagni con uno stipendio di insegnante, allora vedono e cercano di fare qualcosa che sia anche prestigioso. C'è anche questa idea di orgoglio, di voglia di fare, di affermarsi. Mi colpisce, questo mi colpisce molto, trovo molto interessante l'orgoglio. Allora, le racconto una cosa. Io sono rientrata in Iran nel 97, mio figlio è nato nel 2003 e sono andata in Iran fino a novembre del 2006 con lui piccolo. E facendo le interviste, lavorando, raccogliendo materiali per i giornali, per i libri, io avevo bisogno di muovermi. Allora ho trovato una babysitter, ho chiesto degli amici, mi hanno trovato una babysitter che parlava italiano perché lui era piccolino e parlava soltanto quello all'inizio. E mi hanno dato una ragazza che studiava, si stava laureando in italiano, che scriveva le poesie in italiano, me le mandava per mail da controllare. E quando l'ho presentata alle amiche mi ha detto guarda che brava ragazza, immaginavo fosse una ragazza della borghesia di un certo tipo perché appunto si era laureata o stava laureando. E le mie amiche mi hanno detto guarda non capisci niente tu in Iran perché guardale le unghie, e aveva le unghie con tutti i ghirigori. Dico noi ragazze dell'alta borghesia facciamo la manicure French, quindi col bordino bianco e poi lo smalto trasparente. E a questa ragazza loro ho chiesto da che famiglia venisse. Lei mi ha detto sì, mio papà è un dipendente di un ministero e la mamma era casalinga, aveva un fratello. Questa ragazza aveva voglia di spaccare il mondo. Si è laureata in italiano, poi si è sposata per poter avere la libertà di muoversi e poi è venuta in Italia, io l'ho persa un po' di vista, ma è andata a Roma a studiare cinema perché lei voleva studiare cinema.
però l'idea proprio di fare, laddove invece la cosa che mi aveva sorpreso è che le figlie degli amici di mio padre, quindi donne ricche, villa con piscina, terra a nord, non parlavano le lingue e non si erano laureate. E laddove erano divorziate erano tornate a casa dal papà. Perché? Perché avevano le spalle coperte e non avevano bisogno di guadagnarsi da vivere in qualche modo. Quindi anche lì, il quartiere, sono i ceti a volte più bassi, quelli dove le donne sono state, dove io ho visto le donne più agguerrite. Un'altra donna molto agguerrita è una donna, l'Alessa Dick, che è una, adesso non so che fine abbia fatto, una vita che non la vedo, però quando ero in Iran, lei guidava le auto da rally e vinceva ed era sempre prima sul podio. E la cosa interessante è che lei poteva fare quello sport, perché? Perché il padre era un industriale del settore automobilistico ed era il padre a finanziarle questa attività sportiva. Quindi le comprava le auto, le dava i soldi per portarle dal meccanico, in carrozzeria per farle mettere a posto in modo che fossero auto sicure per correre. E lei mi diceva in questa intervista che il problema non era il padre. Il padre la spingeva. La madre continuava a dirle, sai, per compiere 30 anni non trovi più marito. E quindi, insomma, è un paese grande 5 volte e mezzo l'Italia, con oggi 86 milioni di abitanti. Quindi sono realtà molto, molto diverse tra loro. Però sicuramente l'istruzione oggi è pervasiva e quindi c'è una consapevolezza maggiore, legata appunto al cinema e legata anche alla letteratura. La letteratura persiana contemporanea è stupenda, soprattutto quella tradotta subito dal persiano, direttamente dal persiano, non veicolata da inglese, francese e tedesco. Vi consiglio due case editrici che dovete seguire anche online, avete le ultime pubblicazioni. Una si chiama Ponte 33, una piccola casa editrice di Civitavecchia, che però fa dei gioiellini con delle copertine, una più bella dell'altra. E l'altra è Francesco Brioschi, editore di Milano. E anche lì, poi adesso c'è Massa Mohebali, per esempio, l'ha pubblicata Bompiani anche. Quindi ci sono anche grandi editori che oggi si arrischiano a fare delle cose. E c'è anche, adesso, Anna Vanzani è mancata 2 anni fa. Lei aveva tradotto tantissime opere ed era anche stata premiata come migliore traduttrice dal persiano. Ma oggi tra i traduttori bravissimi dal persiano abbiamo Giacomo Longhi, che ha 35 anni, sta facendo il dottorato alla Sapienza, e lui traduce non solo dal persiano ma anche dall'arabo, rendendo in un bellissimo italiano e facendo anche un lavoro di scouting, perché lui ha vissuto proprio in Iran, è stato tanto in Iran a casa degli autori e lavorando con le autrici e con gli autori, per poi proporre alle case editrici italiane dei romanzi che possano essere appetibili per il pubblico italiano. Oppure andando a trovare dei libri che piacciono agli iraniani e agli iraniani e farvi conoscere dei libri che non sono scritti per voi, ma sono scritti per un pubblico iraniano. Bene. Ci abbiamo la conclusione di questa serata, la ringraziamo innanzitutto per la grande generosità e disponibilità con cui ha chiacchierato con noi amabilmente. Io starei ancora molto tempo, perché sono tante le curiosità che mi vengono in mente, ma è tardi e quindi, quindi la ringrazio a nome dell'Ordine degli Psicologi e a nome di tutte le colleghe e i colleghi, e facciamo un bel applauso, direi. Grazie. È avvocato o psicologo? Psicologa, ma ha una formazione giuridica. Ah, ok, va bene. Io devo dire, ho apprezzato molto la sua capacità di farci vedere la vicinanza che c'è tra questi paesi, perché leggendo i suoi libri, devo dire, l'Iran è... l'Italia non sono poi così lontani, neanche geograficamente ma anche come spirito, quindi grazie. È un paese, secondo me adesso, con tante ferite, considerando quello che è successo, però la ferita è anche la breccia attraverso la quale passa la luce, e quindi vi ringraziamo anche per questo, perché effettivamente è un modo per ricordarci quanto è importante la libertà.
Quindi grazie. Grazie mille, è stata una bella occasione.